trasiti, signori, accomodatevi. Grazie, Nanni, grazie. Giulietta, vieni. Ecco, siediti qua, vedi? Qua vicino a me, eh? Ma vi da scusare, signori, si fa fatta aspettare un po' fuori la porta, ma stai venendo a cucina, non ho sentito. Non fa niente, ma perché il cameriere se n'è andato? Io sì, Don Felice l'ha mandato via. E se mi si rinda a casa, non lo azzarone può fare servito. Ma che servito? Chi l'ha diventato padrone di casa, si può dire? Può fare un servizio, ci vuole eccellenza. Tanto che Don Felice ha pregato a me e veniva a fare qualche servizio alla mattina. Tu sei la figlia della guardaporta, è vero? Sì, signor. E dimmi una cosa, tarderà assai Don Felice? Che vi posso dire io, quello Don Felice non lo dice mai quando si ritira. Ah, aspettate, ma domanda a Turillo, può essere che esso sa qualche cosa, eh? E chi è sto Turillo? O cameriere nuovo che va a Geritte. Ah, si chiama Turillo? Sì, sì, signora, aspettate. Tori! Uè, Tori! Vieni un momento qua! Ah, ok. Ci stanno certi amici nuovi padroni che hanno domandato una cosa. Fallo venire qua, io mi sto prendendo un caffè. Che va a Geritte? Mi piace la franchezza. Ma queste sono cose da pazzi. Uè, vieni a qua, non mi dai coscia, fammi. E posso rompere tua mamma, devi capire, e coscia. O mi dai da salvare. No, no, lascia stare, chi la mina a te, cogli a me. Ma ti aspetta Don Felice a cacciarla a calci? Ma esca là là, signori. Puris l'ha detto perché sei proprio stancato, non sopportò. Ma si capisce, quello è un lazzarone. Ma se sa, perché non vuoi dare un munnozzare? Non un nazzare? Un mondezzaio. Eh sì, signore, quello lo sanno tutti quanti. Quello 6 mesi fa, mentre Don Felice tornava a casa, arrivò a Oviga a scettare una volta mobile. Io stavo tutto là sotto. Ma fu proprio un momento che non lo scamazzaio. Don Felice riusciva a mettere come una palla pilottola. Allora Turil, o munnozzare, che stava vicino al palazzo, se me no, farai un uber, io direi dopo marciapiede. E Don Felice per riconoscenza se l'ha pigliata in da casa. E chi lo profitta anche che si è pigliato dito con tutta la mano. Bravo signor, bravo te. Ani! Corre, corvo! Vieni da pigliare questa tazza, la porti da cucina, oh. Ah, perché tu sei ciungo, sei paralitico? Ma qui tu ritrovo che ha scioturato padrone, ma cosa sei pazzo? Ma tu hai capito? Scusate, signori, permettete, cosa ne pazzo? Ma che cosa pazzo? Ma che bello! Uè, uè, scorsese! Posso? Una volta che se ne rompa la capa, te la cinto due volte, la terza volta te lo faccio. Stavo un conoscito, guardò. Buongiorno. Buongiorno e salute. Scusate se ho alzato la voce. Ma quello se che io sono che sembra Turillo una volta. Quella Lazzara. Perché quella è la Lazzara, eh? Quella là. E beh, ci vuole pazienza. Non ha capito l'importanza di quello che voi avete fatto per Don Felice. Ah, l'avete saputo quella piccola cosa che facete? Sicuro, sicuro. Io sì, è che la portavo tutti i giornali. Perché moce cosa non mi ci trovavo io, a quest'ora Don Felice starebbe al cimitero Camposanto. Perché l'altra mobile, è vero, ha scettato dentro amico di tutta carriera. E se non ero io a tempo a pigliarla per il piede e a tirarla, a quest'ora l'avrebbe scamazzato come una pomerola frace da qualunque. Come fosse mi è rimasta riconoscente, capito? Come fosse, ma va bene, mi ha voluto tenere in casa come cameriere, mi era 30 lire al mese, mangiare, dormire, vestire, e da 6 mesi qua stungo, qua mangio, qua dormo, qua faccio tutti i fatti miei. Ho capito. Marato sto vestito, questa sciassa. E ha detto che devo parlare pulito con le persone che vengono qua perché non vuole fare scomparenze. E io perciò vi sto parlando in italiana. Ha già visto. Voi siete quelle persone che volete parlare con egli? Sicuro, siamo noi. Ma siete amici? Sì, siamo amici. E volevamo sapere se Don Felice tarda assai a venire. Non lo so, figlio mio, non ti posso dire niente perché niente saccio. Mimì, iammo un cenno, che sta mi sta facendo buttare lo stomaco con sta pippa? Beh, se vuoi aspettare, aspetta. No, non potete perdere più tempo. Quando torna, gli dite così,
è venuto quell'amico vostro di Fratta Maggiore, Don Mimì Cardillo. E torna più tardi perché vi deve parlare di una cosa importante assai. Io sì, Cardillo. Cardillo. Bravo, Cardillo, dai, così mi ricorda. Tanto piacere di fare la vostra conoscenza. Ah, dove sei qua tossi? Fortunatissima. Chiamo, non perdi me tempo. Eccomi, eccomi, state buone. Vi accompagno, signori. Non c'è bisogno. Oh, no, sta suonando pure la porta, vieni. Vado a vedere anche chi è. Grazie. C'è Don Felice Sciosciamocca? A voi chi siete? Il cavaliere Teodoro Morzetta, ex ufficiale ministeriale, ex notaio, ex avvocato, direttore dell'agenzia di collocamento e di informazioni, ricerche nell'interesse delle famiglie, sorveglianza, recupero, assicurazione sulla vita, infortuni, incendi, prestiti, sopprimi. Wow, voi siete tutta questa roba. Sicuro, sicuro. Quando viene Don Felice glielo dirai. Sì, e ci sono ricordi. Vabbè, è presto rimediato, va? Mo ti do un bigliettino di visita, va? Ecco qua, tieni. Ah, un bigliettino, che sei l'asilo. Qua c'è sta scritto tutto che avete detto. Tutto. Appena viene ce lo dongo. Ma io gli dovrei parlare subito. Tu non posso aspettare di quell'appuntamento. Tu non sai quando si ritira? Non lo so, cioè. Non posso dire niente, ma devi dire presto, perché mi ha detto che dobbiamo partire. Deve partire? Io sì. Quando? Stasera mi ha detto di fare il bauglio, se ne vuole andare un paio di mesi a Castellammare, sopra Quisisana. E del matrimonio non se ne parla più. Un matrimonio? Un matrimonio? Com'è? Il matrimonio suo con la figlia del professore Borzillo, ma perché non sai niente tu, no? No, non me ne ha mai parlato. Sì, questo Borzillo viene spesso qua e lui va spesso a casa di questo Borzillo, ma non merita mai niente, però, niente. Beh, evidentemente avrà intenzione di mandarti via. Sì. Io voglio stare dicendo, vado con me sulla strada, vado a cercare l'elemosina. Ma che l'elemosina, non ti ciucciarie? Se perdi questo posto ne trovi altri 10 meglio. Signora. All'età mia, ma... E che fa? Sta trova, diciamo, la gente, all'età tua non trova da occuparsi. Sì, si trova da occuparsi, allora? Poi ci devo lavorare, sì, io... Non può faticare. Fatica, signore, io non faccio niente. Non fai niente. Il castongo con Manu Principe, mi dispiace. Poi pure... Pure se mi volesse tenere con lui, io neanche ce l'ho manesso. Perché... E no, dopo il matrimonio che la sposa cominciasse a comandare, cominciasse a sofisticare, a sorvigliare, io prendessi i colli. Ma che state zitto, ti saprei trovare io un posto anche superiore a questo, senza fatica e con una buona masata. Signore, io vi bacio le mani. No, che c'entra sti cose, questo, non ti preoccupare, tu lascia stare, tu vieni da me, mi porti 5 lire e poi ci penso io. Signore, 5 lire? Mio caro, è la mediazione, la tariffa, non si fa eccezione per nessuno. Va bene, signore, sei vego che l'acqua si imbroglia, ecco, corre da ecco, voi. Benissimo, brava. Quando mi secca che non l'ha già trovata, sa? Completo. Ma che l'hai da ricere, signori? Che si tratta? Che si tratta? È una cosa delicatissima, sai? Importantissima. Che sei impazzita. Basta, io me ne vado. Quando viene Don Felice gli dici che tornerò più tardi. Ricordati, se te ne caccio 5 lire, io posto te lo trovi. Grazie tante, vi bacio la mano. La cosa buona sarebbe di trovare qualche cosa per scombinare il matrimonio. Quello che c'è l'orario. Questo è Borzillo. Ma dove c'è a bere? La gente che è un Borzillo, si sapeva che risso veramente lo faceva sta mezz'ora fuori la porta. Ma dico, tu sei ubriaco di prima mattina, sei impazzito. Entra, sbatte la porta, torna dentro, non saluta, non guarda in faccia nessuno. Ma che modi sono questi? Stamattina mi votano un po' la cervella. Che ci importa a noi se te votano le cervella? Devi badare quello che fai. A chi è che? Quella signorina è Sofia, mia sorella. Signorina, guarda per la signorina. Perché tante meraviglie, sono signorina, sì, sono zitella, sì, perché, che c'è? Non sto dicendo niente, non ha già avuto manca a bocca, signorina zitella mia. E cosa sta Pippa?
Ma cosa credi di parlare con tuo fratello, un mondezzaro come te? Che scostumato. Va bene, adesso la posa, voi come vinci bollita presto? Che se che cos'è? Oh, la propria d'oria. Ecco qua, dammi cos'ho. Non felice è dentro? No, no, non ci sto. E come sta, come sta? Così, così. Perché sta malato? Di la verità. Oh, ma malato no. E potesse impressionare un poco. No, ma sapete, sta un poco pallido lillo, malaticcia. Ecco, se capisce. Avete che ha fatto un giovinotto, non lo potevo fare bene. Perché che vita ha fatto? Ma io lo avevo un giovinotto, le è piaciuto un vino, l'avevo in ciuoco. La femmina. Se capisce che a mo' è pallido lillo, sta malaticcia. Signosa, sta debola. Sua figlia, tu stai sentendo? E vuoi che dia mia figlia a un bel soggetto come a quello, ma mai e poi mai. Ma tu che stai dicendo? Stai sognando? Quello è stato in collegio fino a 20 anni, è uscito di là dentro una signorina, educato, timido, scornoso. Dite piuttosto che lo volete calunniare, ma quando mai? È stato giocatore, bevitore. Ma che ne sai, tu? Se lo conosciamo da appena 2 mesi. Oh, bravo, ha ragione Burzillo. Mi sono informata, bene. Vattene fuori tu, se abbiamo bisogno ti chiamiamo. Lasciaci parlare in pace. Burzillo ci ha creduto, a me isma prema. Ti ringrazio tanto della scelta. Che? Bel partito avevi trovato, per mia figlia, per tua sorella. Dopo tutto quello che avevamo saputo sul suo conto, ci mancavano pure queste, le informazioni. Ma che informazioni hai avuto, vorrei sapere. Come non ha padre, non ha madre. Non ha nessuno, ma dico, su questo io avevo transato, anzi non è male, anzi è meglio per mia figlia, ma dopo quello che ha detto il Lazzarone, io non ho intenzione di fare l'infelicità di quella povera Marietta facendole sposare un discolo, un libertino, uno stravagante come quello. Guarda che discolo, libertino, stravagante sarai tu, che dopo la morte di tua moglie ti sei dato la pazza gioia, corri dietro a tutte le donne e la professione l'hai abbandonata. Vedete, sentite, io studio, sì. Studio dalla mattina alla sera. Studia. E poi sono vedovo, sono solo, faccio il comodo mio, certo. Non devo rendere conto a nessuno. Certo, ma non devi dimenticare che hai una sorella e una figlia che sta per maritarsi con la perla dei giovani. E quello che stai facendo è immorale, non lo capisci? Ma già. Io perdo il fiato a parlare con te. Non ti sei curato di tua figlia quando era piccola. Figuriamoci adesso che Marietta è grande. Ci sei sempre stata tu, ci hai pensato sempre tu. Hai voluto sempre fare tutte le cose tu. Si capisce. Perché tu non hai mai fatto il tuo dovere di padre e di fratello. Di fratello poi non ne parliamo proprio, eh. Non sono mai esistita per te. Mentre invece bisognava curarmi, vegliare su di me, che non avevo vicino nessuno. Tu sei stata sempre una ragazza onesta. Certo, certo, certamente, ma sempre col mio carattere vivace e nervoso. Per colpa del mio temperamento così squisito, sanguigno, romantico. Ho sofferto, sai? Ho passato brutti momenti nella mia gioventù per essere troppo onesta. E sarei sempre rimasta tale se avessi avuto vicino uno che mi avesse guidata, consigliata, difesa. Specialmente l'inverno contro l'elettricità. L'elettricità. E che c'entra l'elettricità? C'entra, c'entra, c'entra. Lo sai che quando fa cattivo tempo, quando vengono quei temporali, coi lampi, tuoni, fulmini, io non ragiono più. Mi sento un'agitazione, un malessere, tremo dalla testa ai piedi, non capisco più niente, mi sento svenire. E non sono più padrona di me stessa. Io lo so, è stato sempre un guaio con questi tuoi nervi benedetti, ma io ho prescritto migliaia di cure. La vera cura sarebbe stata di starmi vicino, di non lasciarmi sola, abbandonata a me stessa. Come quella notte fatale. La notte fatale. Sofia, parla chiaro, sa? Che cos'è questa notte fatale? Ma che vuoi sapere? Ma parla! Siedi.
Ti ricordi quando, 3 mesi dopo la morte di tua moglie, tu andasti a Roma per quel congresso medico e portasti anche me? Ah sì, sì, sicuro, ma sono passati 25 anni. Precisamente, il 17 marzo 1887, è una data che non scorderò mai. Sì, 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 mi ricordo che prendemmo 2 camere all'albergo Cavour. Precisamente all'albergo Cavour. E mi ricordo pure che quella notte pioveva, pioveva, che Dio la mandava. Pioveva? Si scatenò una tempesta, un temporale, vento, acqua, tuoni, lampi, un vero cataclisma, e che vuoi dormire? Io tremavo dentro al letto come un'anguilla, sbattevo da tutte le parti, mi alzo. Più morta che viva esco fuori nel corridoio per venire da te, ma tu nella tua stanza non c'eri. E perché? Dove stavo? Io che so dove stavi. A un tratto si spensero tutte le luci e mentre io stavo per tornare in camera mia, più morta che viva, venne un tuono così forte, ma così forte, che rintronarono tutti i vetri delle finestre e tremò tutta la terra. Si capisce. Sì, che paura, mamma mia. Terrorizzata, aprì la prima porta che mi trovai davanti e caddi svenuta sopra un letto fra le braccia di un signore, il quale naturalmente si svegliò e... E che fece, che fece? E beh, lo puoi immaginare. Oh, figlio. Io mi sentivo stringere forte, ma chi aveva la forza di difendersi? All'alba, quando mi svegliai, mi trovai sola in quel letto, in quella stanza. E dopo qualche tempo mi accorsi che ero madre. Accidenti! E lui? Sparito. Lui. Miserabile. Ma dico, non domandasti all'albergo chi era, chi non era? Sì, sì, lo domandai. Dissero che era un giovanotto, un commesso viaggiatore di passaggio e che perciò non avevano preso neanche il nome. E da allora tu non hai saputo più niente, non hai più scoperto niente? Niente, niente. L'anno passato però parlai col direttore di un'agenzia di informazione, un certo Teodoro Morzetta. Io gli promisi una grossa somma di denaro se fosse riuscito a trovarlo. Lui si segnò il giorno, l'ora, l'albergo, la città. Tutto, ma fino ad oggi non mi ha fatto sapere niente. E della creatura che ne facesti? L'ho data a Baglia in campagna e so io che mi costa quel ragazzo, perché poi a 8 anni lo feci chiudere in un collegio e là è rimasto fino a 5 anni fa. E come vive? Cosa fa? Niente. Che deve fare? Fa il signore. Gli ho intestato metà del mio patrimonio. Oh, no. E avendo perso ogni speranza di ritrovargli il padre, mi venne l'idea di farlo sposare e di dargli tua figlia Marietta. Don Felice? È tuo figlio? Sì. Lui. Lui, sì, lui! È il figlio del tuono di marzo, lui! È il figlio del temporale! E non potendolo abbracciare come figlio, l'ho dato a te come genero. E tanta grazie. Ma dico io, ma non avendo il padre vero, potevi procurargli un altro padre, ti sposavi e buonanotte. Io sono una donna onestissima, capisci? Posso sposare soltanto l'uomo del 17 marzo 1887. E stai fresca. Murillo? Murillo! Eccolo, è la sua voce, come mi batte il cuore. Murillo! Qui! Caro papà! Come state? State bene? Caro Felice, caro... Signorina Sofia. Signorina. Quale onore! E siamo venuti a farvi una visita. Prego, accomodatevi. Grazie. Non vi disturbate. Per carità, grazie, è come... dovere. Com'è educato, com'è gentile. Che bravo figlio. Sentite, a voi non vi dispiace se io vi accarezzo? No, per carità, fate il vostro comodo. Grazie. Che faccia liscia che ha. Ma sono fatta la poca barba, queste...
E permettete che vi do un bacio. Ah, è già. Il solito bacio di tutte le mattine. E prego, prego. Con tutto il cuore. Grazie, grazie. Figlio mio, figlio mio. Adesso se lo mangia. Qua, Don Felice, vicino a me. E siete arrivati da parecchio? Da una mezz'oretta. Ah, e la simpatica Marietta, vostra figlia, non è venuta? È rimasta a casa con la cameriera, aspettava la sarta. Ah, già capito. E voi da dove venite? Io sono stato prima da Bernarda Chiaia, sì. A me pigliano vestito che avevo fatto tingere. Bravo. Poi passando per Largo Carolina... Ah, è stata da Carolina! Chi è questa Carolina? Ah, no. Per carità, non mi sarei mai permesso. Piazza Carolina. A Piazza Carolina. Piazza. Cioè... Dunque, passando per Piazza Carolina, sì, sono salito al circolo dei cacciatori, dove sono socio. Ah, anche cacciatore, bravo cacciatore. E ho salutato gli amici, perché come sapete stasera alle 7 parto. Me ne vado per un paio di mesi a Castellammare, come tutti gli anni. E voi, insieme a zia Sofia e a Marietta, mi darete l'onore di venire a passare una quindicina di giorni con me, sì, sopra Guisisana. L'onore è sempre tutto nostro. Solamente in questo momento sto facendo rinnovare l'appartamento, come faccio con i lavori. Solamente quando saranno finiti, ecco, potremo venire. Benissimo, allora restiamo così, io vi aspetto. Sì. Sofia. Sofia! A proposito, Don Felice, voi quando sposate dovete venire con noi a casa nostra. Io vi voglio avere vicini tutti e due. Vi stiamo sistemando una camera che già stiamo preparando, bellissima. Sì, ma quel lazzarone di servitore che avete, quello non va, quello no. Se ne deve andare. Quello a casa mia non ci deve stare. No. Se voi lo sopportate, io no, io lo caccio a calci. Ci ha accolto in una tale maniera poco fa. Ma perché? Sì, sì. Che ha fatto? È venuto ad aprire con certi modi, ha sbattuto la porta, sì, sempre con quella pippa in bocca più puzzolente di lui, sì, e poi ha sfrocoliato mia sorella. Ha sfrocoliato alla signorina Sofia? Beh, insomma, ha messo in dubbio che ero signorina. Qui? E non lo avete preso a schiaffi? E ci è mancato poco. Ah, sì, e anch'io mi sono stancato, cioè, e dopo il fatto vostro lo licenzio subito, ecco, immediatamente. Bravo, andiamo, Sofia. Tu vorresti rimanere sempre qua, ma non si può, Sofia. Sempre, a guardarlo, a contemplarlo solamente. Che simpatico giovane, eh? E che bel colorito che ha. Guarda, Saverio, guarda. E che muscoli. E quel lazzarone, si è permesso di dire che stava debole, malaticcio, pallido. Ma chi? O servitore? Sì, quello dovete licenziare, un maldicente, un calunniatore. Appena ve ne andate lo licenzio immediatamente. Ecco, benissimo. Bravo. Allora noi ce ne andiamo, arrivederci allora. Ma mi bacia un'altra volta. Sentite, voi non vi dovete seccare, io vi devo dare un altro bacio. Oi? E prego, signorina, baciate pure. Grazie. Accomodatevi. Signorie, che è? Ma voi state piangendo? Di gioia, piange di gioia. Sì, quella è la gioia. Sono così contenta di aver trovato un buon partito per la mia nipote che è lo stesso piacere, capitemi, mi fa piangere. Ecco. Ah, vogliamo andare. Arrivederci. Prego, vi accompagno alla porta, grazie, prego. Grazie, accomodatevi, grazie, prego. Non c'è bisogno. Ma papà. Accomodatevi, prego. State. Turillo! Mi avete chiamato? Andate in camera vostra, fatevi la mappatella di quei quattro stracci che avete e ghiata venna. Addo. Dove volete voi? Io vi licenzio, non fate più per me. Queste sono 500 lire. Ve le regalo e statevi bene. Me ne mandate, te ne mando, perché sei un lazzaro, uno scostumato e un facchino. E come si dice, Dio te ne liberi e pazienza stancata, e la pazienza mia sei stancata, non te voglio te ne più, va bene? Vabbè, io avevo capito che così andava a finire, quando è vero quando ho voluto sapere mi avevo trovato anche il posto, ma come si dice, beh?
mi era affazionato, ecco, mi aveva affamuliato. Lo voleva bene con mano figlio, ma fa niente, voi così avete comandato e così si fa. Ma però, perché casi voi siete un signore, restarate sempre uno sconoscente di samurata e senza cuore. E si arraggia sempre di l'uomo nozzare, che lo lazzere, e lo scostumato facchino, sì, ma che l'ha salvata la vita, mettendo a rischio a soia, a se no si arrissava morto, hai capito? E parlami più, mamma va che fa, ma a mappatelli le quattro stracce e me ne vado. Buon felice, è stato buono, ma ricordate che me ne trovo nata pentito. Pentito me ne trovo nata. E vattene, hai capito? Vattene, non perdere tempo, volte in mano. Ma voi mi dite, quando è scucciando is e la vita che mi ha salvato. Danni, alla porta. Ecco, signori, so chi è. Oh. Don Ferri, è Don Mimì Cardillo, è venuto pure prima, ma voi non ci stivo. Ah, e fallo entrare. Favorite, Don Mimì, accomodatevi. Grazie tanto. Don Felice rispettabile. A bellezza, Mimì. Signorina Giulietta Spina, mia fidanzata. Piacere. Felice Sciosciamocca, quell'amico mio stretto di cui ti ho sempre parlato. Fortunatissima. Prego, accomodatevi. Sì, Giulietta, siediti qua. Ecco qua vicino a me, Oh, ehi, Mimì, e dunque, ti sei fidanzato? Già. Ah, l'incontrai 5 mesi fa alla strada Speranzella e ne rimasi colpito immediatamente. E non poteva essere che così. È proprio una bella ragazza. Rispondi, sono belli gli occhi vostri. Rispondi, su. Sono belli gli occhi vostri. Bella vocella. Io, per dire la verità, vedendola vestita così eccentrica, l'avevo scambiata per una ragazza... Voltati tu, non puoi sentire. Per una ragazza un po' equivoca, capite? Ma fortunatamente si accorse subito dello sbaglio che aveva pigliato. Hai sentito? Sì. E chi l'ha disoburo guarda a porta. L'ho detto un poco forte, è vero. E già, perché essa mi ricette che avevi per forza vestuta così, per tutte le case ricche che pratica e per la clientela nobile che tiene, Caro signore, l'arte nostra è così. Se non vi sapete presentare, se non sapete trattare, non se ne ricava niente. Giustissimo, verissimo. Ma perché? Che arte fate? La sarta. E che sarta? Di alta moda. Ah, bravissima. E quando vi sposate? Per me pure domani, papà. Non mi fido più di aspettare. Ma zio Alfonso, che è pure mio tutore, non mi vorrò consenso. Ah, sì. Ma ha scritto pure una lettera, dicendo che mi doveva cercare un gran piacere nel tuo interesse. E io l'avevo saputo che voleva parlare con voi, sapendo che sono un amico vostro. E ha già saputo pure che favore proprio cercare. Io perciò sono venuto. Ma perché non vuole dare il consenso? Perché ha saputo che io non tengo padre. È figlia naturale. Se l'ha cresciuta una guardaporta. Volta. La mamma è morta. Ma che c'è di male in questo? Don Feli, ditelo voi, che pure voi che pure voi conoscete tante persone senza padre. Quello ha detto che se io me la sposo mi disereda. Don Feli, qua l'unica speranza mia siete voi. Nato poco venite venire a zio Alfonso. Parlateci voi, cercate voi lo persuadere. Io te lo faccio con tutto il cuore. Prima perché non trovo giusta questa opposizione. E poi perché ho capito che si tratta di amore vero, di puro affetto. Grazie Don Feli, siete un vero amico. Ma te pare. Allora, mo, sa che faccio? Io me ne va che tu riesta. Non mi voglio incontrare con zio Alfonso. Quando viene, Don Felice ci parla, ti presenta e sono sicuro che nel vederti le passa tutta cosa. Come te pare? Ma se si fa tardi, io devo andare dalla Marchesa Fiore che mi sta aspettando.
a quest'ora già avesse avuto sta là. Ah, no, e non vi preoccupate, no. Quella ha scritto che stava a luna precisa qui, e mo mancano 10 minuti, quindi. Ah, allora va bene. Oh, solamente che io dovrei fare un salto qui all'angolo. 5 minuti, devo vedere se io Sanzale mi trovo un altro cameriere per stasera. Ma sì, accomodatevi, fate il comodo vostro. Io mi metto a leggere un poco. Ipo vengo già a casa tua e mi fai sapere qualche cosa, eh? Sì, stato buono. Stato buono, pupatella mia. Simpaticona mia. Permettete allora, signorina. Accomodatevi. Vengo subito. Mimì, volimpusto bene. Signorina. Non vedi? Andiamo, Mimì. Stato buono. Andiamo, Mimì. Sì. Capì? No. Quanto è curioso, che figura ridicola, però sta buona a denare, eh? E a morto do zio resta tutta cosa issa. E se me l'arriva a sposà, faccia fortuna mia. Ecco fatto, bravo, voi siete tornati, E voi che facete così combinato? Me ne vado. Sì, me ne vado, caccia la conta a buco. E chi te venne a chi ho contato? Voglio passare giù da questa strada neanche morto. Mannaggia, spogliando i frutti e l'occhio se mi ci vedete un'altra volta. Han felice, sta dentro? No, è uscito, ma va torna. Tu che dici, è uscito? Sì, signore, ma proprio. Non faccio con un lato di contrato. Perbacco, e dove è andato? Che ne sai? Permette? Prego. Ali, che... Noi ci siamo, poveri, Don Felice mi ha licenziato. Ah, bravo, perciò ti vedo in arma e bagaglio. Per indi poi, per cui, per la quale. Trovatemi il posto, come mi avete detto, perché stongo disponibile. Benissimo, dammi 5 lire. Loppa, vedo. Mi era prima, questo è il regolamento. Ma forse non hai fiducia? Io sono un galantuomo, sai? Lo cielo, chi ha detto che se il regolamento l'avete fatto voi? Io non lo conosco. Io lo conosco, non ti preoccupare. Oh, bravo, comunque, aspettate, mi domani. Ma io sono impazzito. Le scarpe sono. E ti nero. Vabbè, aspettate un momento. Cioè, diavolo, vedo un riavolo scartellato. Che sta? Non mi ha già scordato, la borzella che sorde sotto il cuscino. Ah, sotto il cuscino. Ma già sapete qua. Sì. Permettete, ma dai, va bene. È impossibile. Il cavaliere Morzetta? E che fate qua? Scusate, signorina, veramente io non ho... Ma come? Non vi ricordate di me? A Milano, un paio di anni fa, quando venni alla vostra agenzia per avere notizie dell'innamorato mio. Quando tenevo l'agenzia a Milano? Mm? Aspettate, sicuro, Ninetta Cricri. Ninetta Cricri, una volta. Adesso sono Madama Giulietta Spina, ho una sartoria e servo le migliori famiglie napoletane. Guarda, non fate più la canzonettista, avete lasciato il caffè champagne. Sì. E forse mamma è sposo pure. Ah, brava, con l'innamorato che avevate perso a Milano. No, signore, quello era un mascalzone. Questo è uno di fratta maggiore, un bravo giovane, ricchissimo. Però zio non vuol consentì. Ah, ho capito, forse perché ha saputo che faceva la canzonettista. No, perché ha saputo che io non tengo padre. Morto? No, cioè, io non saccio niente. Non l'ha già mai visto, non l'ha già mai conosciuta, papà. Quello Spina era cognome mamma. Ah, ho capito. E mamma? Mamma. Mamma mi contane come murette quando io tenevo appena un mese. Eccoci. E sol perché non si sa chi è vostro padre, vi si nega il consenso. Già. L'ingiustizia sociale. Ditemi una cosa, a voi vi fa piacere di sposare questo giovane? E vi pare? È una fortuna per me. Benissimo. Datemi 100 lire e vi procuro un padre. Cavaliere, iate bene, non dicite bestialità. No, dico sul serio. Vi procuro io un tipo che acconsente. E non crediate sia difficile trovarlo, eh? Voi quanto sareste disposto a dargli al mese? 100 lire? Cavaliere, non pazziate. No, non scherzo affatto, parlo seriamente. 100 lire vi conviene? E vi pare? Un padre 100 lire. Benissimo. Favorite oggi alle 5 all'agenzia e vi darò la risposta. Ecco l'indirizzo, eh? Grazie, eccoci. Oi! Chi è? Oi, quando è stato comodo, passa la voce dell'uomo. Ah, sì. Vengo. Scusatemi un momento, eh.
Aspetta un momento. Dimmi una cosa, tu tieni spirito? Hai sangue freddo? A faccia tosta, tieni. Ma come si intende, signore? Se, ecco, se devi fare una cosa, una finzione, una cosa che ti può fruttare 100 lire al mese, ti senti forte e capace di farla? Lui che sta dicendo? 100 lire al mese, ma faccio qualunque cosa, mi pare, capito? Benissimo, allora ho trovato il posto che fa per te. Che posto? Ha ragione, con quella signorina là. La servo cameriere. No. Tu non vai come cameriere, tu sarai il padre della signorina. E se vuoi padre? Aspetta, adesso ti spiego io tutto. E adesso fra un momentino lasciami un poco fare. Io ho trovato quello che ci vuole. A così presto? Sì, sì. E chi è? Chi è? Quello là, vedete? O Munnezzaro. Qua Munnezzaro. Chi lo faceva un Munnezzaro? Veramente? Sì, signore. Aspettate un momento. Tu qua facevo munnezzare e non meriti niente. Io è che ci stai male, facevi il munnezzare, ma ero un munnezzare onesto. Sì. C'avevi i colloni, io ero caporale dello spazzamento. Sammi da munnezza stita. Lascia fare a me, adesso aggiusto io tutto. Dunque, signori, quello faceva il mondezzaro, sì, ma era un travestimento. Si camuffava così per affari politici. Poi si dimise e si mise a fare il cameriere. Ma mi pare troppo Lazzaro, cavalier. Beh, che vuol dire? Quando gli direte come si deve comportare, quello lo farà. Poco saccio, o vestito un poco meglio, più serio, più ricercato, capite? Ecco. Ah, questo è certo. Allora va bene, accetto. Benissimo, datemi 100 lire. Eccole qua, me le trovo per combinazione, una fattura che ho incassato. Ecco, grazie assai. Qui, a te, cacci i 20 lire. Sì, ma abbondata, caro mio, questo è un posto buono, capito? Stai a posto. È un mandato. Tu non fai niente, tu mangi, bevi e non fai niente. Qua stanno i bindoli, per favore. Benissimo, stiamo a posto, tutto a posto. Dunque, qua. La signorina Giulietta Spina, vostra figlia. Vostro padre, il signor, come ti chiami tu? Turillo Scarola. Salvatore Scarola. Ma sto Scarola, verità, i pomaggi chiama Giulietta Scarola. Che volete fare, quando chi li ho cognom? Chi che li volessimo arrangiare, facciamo Salvatore Lattù, che è più delicato. O se no, Salvatore Incappucciata. Se io volessimo fare Salvatore Broccoletta di Rapa. Puparola, state zitta, adesso me la vedo io, ma scusate. Voi poi vi sposate e pigliate cognome vostro marito, perciò che ve ne importa. Penso del resto potete fare anche un'altra cosa. Davanti al cognome ci potete mettere un titolo a piacere vostro. Vediamo un poco che ci possiamo mettere davanti a sto Scarola, vediamo un po' che... Marchese, per esempio, sì. Salvatore dei Marchesi Scarola. Aspetta, sono pure marchesa. E se così è più pulito, è più nobile. Ah, questo è certo, sì. Per Bacco, io me ne già scappato, devo vedere una persona prima che parte. No, io pure me ne devo andare, per carità. Sì. Ma lascio l'imbasciata al guardaporta che torna più tardi dopo la misura alla Marchesa Fiore. Ecco, benissimo. Siri, che già fa? Come l'umanismo, come restiamo? E noi ci vediamo stasera. Strada Speranzella, numero 21. Va bene. Arrivederci, cadavere. No, vengo anch'io, è stato buono, Turì. Buona cosa, signore, grazie tanto, signorina. Noi ci vediamo stasera, Ci vediamo stasera, sì, figlia mia. È buono, figlio, ma so. E chi poteva immaginare che io trovavo un posto a 100 lire al mese, senza fare niente, vicino a quella ciaciura. Ma che viene quel porco di Don Felice, l'ha già tratta come si merita. Senza cerimonia, prego, accomodatevi. Grazie. Accomodate, ecco ci sto. Prego. Accomodatevi, prego. Grazie. Assetatevi. Grazie. Eccoci qua. Dunque, voi siete molto amico di Mimì, mio nipote. Sicuro, amico stretto. E mi parlava spesso di voi quando stavate in America. Sì, eppure di voi mi parlava sempre. Dice che vi conoscete da parecchio tempo e vi volete tanto bene. Sicuro. Io mi sono ricordato di queste e ci pensate di venire a parlare con voi. Per vedere se almeno voi, come amico stretto, lo potete far lavare a capo un certo amoretto con una femmina che può fare la sua eterna infelicità, si sa sposa. Sentite, signor... Troccoli, Alfonso Troccoli. Ah, già, signor Troccoli... Io sapevo qualche cosa di questo amoretto e sapevo pure che voi non volevate dare il consenso. Ma perdonate se vi dico questo, a verità io non trovavo giusta questa vostra opposizione. A Mimì non ho mai detto niente e voi come suo zio e tutore potete fare tutto quello che volete. Ma vedete,
prendo a cuore le parti di questa povera ragazza senza padre, perché io pure sono figlio del caso e del mistero. Voi che dite? Vostro padre e vostra madre? Mai conosciuti. Appena nato fui portato in campagna da una nutrice, che poi mi raccontò che lei stessa mi aveva fatto battezzare col cognome della madre. A 8 anni fui chiuso in collegio e là sono rimasto fino a 5 anni fa. Meno male. Per mano di un notaio, quando uscii, mi fu consegnato un vitalizio abbastanza rilevante. Ma di papà e di mamma non ho mai saputo niente. Vedetelo poco. Questo ci stava sotto. Capirete quindi adesso perché difendo questa povera ragazza senza padre come me. Ma non è per questo che io nego il consenso a Mimì, no. Ecco qua, guardate, in questa busta ci sta tutto quello che può servire per formarsi un'idea del passato di questa signorina. Sono lettere, cartoline e ritratto suo che oggi pescato poco per parte. Le ho portate a voi perché a chi lo scostumate Mimì non lo voglio più vedere. Non lo voglio più sentire. Addirittura. Datecene a guardate, e quando volete lo potete fare a pilluecchio, lo potete fare capire che specie femmina la signorina Giulietta Spina, o per meglio dire, Ninetta Cricri. Ninetta Cricri. È il suo nome di battaglia. Di grandi manovre. Ehi, ma mi dispiace. Mimì avevo tanto bene a Savoglione. Voi se gli siete veramente amico, se volete veramente bene, lo dovete distogliere. La vita fa capire un guai che fa. Vedremo. Lasciate fare a me. Bravo. Io questa cosa ci trascurato tutti gli affari miei. Sono 5 giorni che sto a Napoli in un albergo per informarmi, per appurare, per sapere, capirete. Don Felice, sono venuti quei due signori poco fa, stanno entrando. Don Felice, scusateci. Signorina Sofia, che siete tornati? Sì, scusateci tanto, siamo venuti di nuovo a incomodarvi. La signorina Sofia Borzillo, il professor Saverio Borzillo, il signor Alfonso Trocoli. Molto piacere. Onorato. E i signori mi scuseranno se non mi trattengo, ma devo partire. Non vorrei perdere il treno delle 2. Prego, signore, prego. Don Feli, io non vi dico niente più. Conto su di voi. State tranquillo. Grazie assai. Arrivederci. Signori, buongiorno. Buon viaggio, grazie. Nannina, accompagna il signore. No, non serve. Grazie di nuovo, arrivederci. Mi pare, arrivederci. Buongiorno. Onzave, è cassato, siete tornato? Sì. Ci siamo dimenticati di domandarvi a che ora partite stasera. Sì, vogliamo venirvi a salutare alla stazione. A che ora partite? Alle 7. Ah, allora alle 6:30 saremo alla stazione. Va bene, permettetemi di offrirvi qualche cosa. Che desiderate? Dite, un rosolio, una morzata. Abbiamo fatto colazione poco fa e quindi... Un caffè per digerire, eh? Come gentile. Una tazzina di caffè l'accettiamo volentieri. Oh, grazie tanto. E prego, accomodatevi, grazie, prego. Grazie. Da questa parte. Grazie. Non sapete, dopo di voi. Prego, grazie. Prego. Grazie. Accomodatevi, prego. Grazie. Sto bene. Sì, buono. Mamma sette qua e non mi smuove neanche il cannonale. E se mi dice qualche cosa voglio pure a causa. Nannina, e beh, io a quello lo ciacco parola d'onore. Signor principe, eccellenza illustrissima, volete un paio di cuscini per la testa per stare un poco più comodo? No, grazie. Sto bene così. Poi bada che con me c'è poco da scherzare. Su, stallonga, ma sai che ti trovo molto maleducato. E chi le mi parla pure con tu? Tu hai capito? Su, stai vattene. Ah, Felicito si sembra. Io da qua non mi so, hai capito? No. Tu ti sosi, perché se no ti faccio sosere io a botte caucia. A me? A te, sì, a te. A me? No, a questa Felice non ce l'avamo mai arrivato. E ma ci arrivamo. Qui. Che fai, ma che porfa? Non ti permetteremo mettere una mano in cuore. Che Dio! Da castigo, da castigo. Ma che succede? Che cos'è? Saccate, sarò una colombrina. Guarda come parli, perché io ti spacco.
Io so patata, capisci? Patata. E tremma, tremma da maledizione mia. Papà. Tu. Ah. Buia. Voi siete papà mia. Buia. Io proprio. Turillo Munnazzara. E questo è il quarto biglietto. Non so io stesso come devo cominciare. Io come faccio a dire a Don Saverio e alla famiglia che Turillo Scarola è mio padre? È una parola. Quelli me lo dissero così chiaro che non lo volevano più vedere. Io che figura faccio? Come andate? Ah, avete messo in ordine la mia stanza da letto? Sì, signore. Ah. E andatemi a chiamare Turillo, per favore. Turillo. A papà, si è alzato? Signori, mo si sta susendo. Boh, e mo è mezzogiorno. Si è svegliato poco prima. Io stanotte l'ho aspettato fino alle 3. Allora si è ritirato. E stiamo a Castellammare, sì, figuriamoci se stavamo a Napoli. Vabbè, non importa, aspetto che esce. A proposito, Cicci, scusa, a giacca mio lo pigiama addossa? A ten papà vostro, se la pigliatissa. Oh. Questa hai sentito la tenne papà vostra che si è pigliata papà il pigiama di vostro figlio Ok, dai. La giacca per la casa, quella che tenete addosso, si chiama pigiama. Dicello che sono dice giacca o pigiama. Ma mi va lunga di manica, si deve aggiustare, che sei, ma... Boh, vediamo. Non si dice buongiorno a papà? È sicuro? Scusate. Buongiorno papà. Bravo. E non si bacia la mano a papà? Perdonatemi. Bravo, ecco fatto. Dammo a galla in ginocchio, Benedetto, figlio mio, benedetto. Grazie, papà. Bravo. Stanotte mi sono proprio consolato, mi ha già fatto una bella dormita e ne avevo bisogno, sa? E lo credo. Vi siete ritirati alle 3. Mi sono spassato. Sono stato al Triata. Ah. Là c'erano le canzonottare, le ballerine. Là. E dove so? Dove sta? Ah, c'erano le ballerine là, e mi sono spassato. Dopo il Triata, poi l'ho invitata a cena. L'ho invitata a cena, lo so,
Che è stato? Ah, mo' sai, l'ho invitato a cena e a cena siamo andati a mangiare in trattoria, pizza, vino, cosa. Si è asciutta la tinta che ti aveva traballato tutto quanto. Felici? Sì. Fermati, figlio mio, mi stai facendo avuto a luce, cammino, corre. Perdonate, papà. Vedete? Io vi dovrei parlare. No, io che sono, ti chiarisco. Vorrei avere qualche chiarimento. Ancora? Sì, a Napoli non mi avete detto quasi niente. Vorrei essere spiegato meglio dei punti che non mi sono molto chiari, capite? Chiari, è una parola. Buon pomeriggio, sto stanco, sai, ho dormito, mi sono un po' consolato stanotte. Ne parliamo un'altra volta. No, papà. Per favore, Marita, fa suo piacere, ne dobbiamo parlare adesso. Io mi devo decidere a dare questa notizia ai parenti della sposa. Anche se non ce l'hai scritto ancora, lo fatti, eh? Senza sapere bene com'è andato, capirete? Per favore, assattatelo. Facitemi su favore. Dunque, voi mi avete detto che vi siete finto mondezzaio per venire sempre dentro il palazzo mio, per avere mie notizie, è giusto? È naturale. Allora non mi potevo far conoscere, hai capito? Sta bene. Poi successe il fatto dell'incidente dell'automobile. Io vi presi in casa e voi ci veniste con piacere. E mi pare. Mi faceva piacere di stare da vicino, ti potevo sorvegliare meglio. E va bene. Poi mi avete detto che mia madre era una grande signora. No. Grandissima signora. È ricchissima, so. E va bene. E che era maritata ad un uomo pure ricco, ma vecchio. Bravo. Ci vecchio assai, bravo. Era molto vecchio. Voi stavate in casa come cameriere e la signora si innamorò di voi. Capirai, giovanotte, 24, 25 anni, elegante, capisci, simpatico. Aveste una relazione e dopo un anno nacqui io. Bravo. E poi? E poi che? Poi sei nato e poi hai cominciato a crescere. E dopo, tu dici dopo che succedette? E dopo, marito, tremendo, il marito vecchio ma tremendo, appurai il fatto della tresca, diciamo, e me ne cacciete. E a mamma? A mamma da sparaia. Sparai a mamma? A sparaia, purtroppo in pollerino, povera femmina, e dopo 8 giorni muretta. Povera disgraziata! E poi? Poi faceva il tuo funerale, quando uno muore. Che faceva? Poi dice, quando stava ai pollerino. Io ho detto, ho trovato tutti i giorni, lo portava aranciato per spremere, insomma, sfugliatelle, pizza, cose, insomma, la volevo sostentare, ma. Ma Muretta, e l'ultimo momento proprio furono per te. Dice, io sto morendo, ti raccomando Felicilla, trattala bene, crescila bene. Ah, poi c'è, questa è una carta, vai dal mio notaro, il quale dirà tutto quello che serve, tutti i denari che servono per la sua educazione. Dunque, e io poi mi pigliai i soldi dal notaio e ti portai alla balia, prima di tutto per farti dare il latte, io non ne tenevo latte, se no te lo davi, ma pa latte paterno non ce n'è. Dunque, poi che succedette? C'era, tu crescevi a 8 anni, come lei desiderava tua madre, e ti mettete in collegio e là sei stata fino a 5 anni fa. Ho capito. Ho capito tutto. E sai, fresco. E dire che non potrò mai conoscere mia madre. E come la conosce? Quella è morta. Ma almeno ditemi come si chiamava. No. Mi dispiace. Questo è un segreto che io mi porto dentro al tavuto, dentro il baro.
il pane al cimitero mi porta, al campo santo. E scusate papà, e do marito e mamma, che ne è stata? Morto, purissimo, morto 15 giorni fa. 15 giorni fa? E solamente da anni io mi sono potuto fare a conoscere, ti ho fatto sapere chi era, sennò quello, sai, quell'assassino, quello si poteva vendicare sulla tua persona, ti poteva uccidere o farti altro dispetto, ma però non parlami più, guarda, felici. Fammo piacere, non parliamo più di questo fatto, non mi ricorda più questa cosa. E va bene. Ora naturalmente voi volete restare sempre con me. Adesso capisci, io sono tuo padre. Sì, ma vedete, papà, io adesso mi sposo e vado a vivere in casa di Don Saverio. Che barigine, da Saverio vengo pure io. Signore, fuori se sta nome va trovando a voi. A me? No, al signore. Okay, dammi, oh signore, sono chi? Avrebbe detto il signorino. Ecco poi, che parlo di Non me l'ha voluto dire, ha detto che deve parlare proprio con voi, è una cosa di premura. Ma tu facci venire chi è, chi non è? Io vado a sentire di che si tratta, tu sei proprio un chioccio, no? La prima cosa si dice chi siete, chi non siete, no? Cognome, indirizzo, allora sarebbe bene. Qui. Ma chi è? È un facchino che va bene con Italia e vuole parlare proprio col signor Salvatore. Ah, e che sarà? Proprio basta, fammi prendere la giacca dall'armadio. Subito, signorino. I tuoi minori avevano Giulietta Spina e Bruno Caio, che se mai vi scordate proprio. Papà, ma che è stato? Niente, sarebbe venuta una persona, sta all'albergo, hai capito? Non poteva venire qua. No, devo andare io là. San Francisco, mamma bella, ecco questa giacca, esce va a parte di da camera mia, vamo a pigliare la sciasse e il cappello del Panama. Subito, signore, subito. Mi ritorniamo, chi se l'aspettava a questo, guardate un po'. Papà, ma chi è? Non puoi sapere, è un segreto paterno. Mamma bella, San Francisco! Eccomi. Sacca di murabili, sì. Esci. Ma si la trova, una carrozzella in coppa a sta montagna. Ma lo ci vorremmo, felice, qua ci vorremmo. Va bene. Ed ecco svelato tutto il mistero della mia vita. Prima si posso scrivere sta lettera. Signori, è venuto questo giovane, sta aspettando. Oh, Mimi Gardillo. E fallo entrare, va. Subito. Favorisca. Grazie. Don Felice rispettabile! Ah, bellezze, Mimì! Come state? Bene. Io ho già ricevuto la lettera vostra ed eccomi qua. Bravo, Mimì, assetto. Grazie. Sei solo? No, pure con Giulietta. Ah. Sì, pure con Giulietta che doveva venire a Castellammare a trovare una persona. Però essa è partita prima col diretto e io sono venuto dopo col misto. Non ha voluto che partissimo insieme ed era giusto. E perché? Come perché Don Felice non stava bene, Noi siamo conosciuti e vedendoci partire insieme, chissà che se potevano credere, perlomeno potevano pensare che ce ne stavamo scappando. Sapete, i maligni ci sono sempre, meglio evitare, Don Felice, meglio evitare. Meglio, hai ragione. E l'hai fatta partire sola? E quella quando va sola è meglio, va più seria, più dignitosa, a calo all'occhio in terra e non guarda in faccia a nessuno. Mo sta all'albergo Italia, ma io non ci so chiuda ancora. Sono voluto venire prima da voi a sentire quello che mi dovete dire e poi perché vi debbo dare una grande notizia. E che notizia? Quella persona che è venuta a trovare Giulietta, sapete chi è? E io che la saccio? Niente meno il padre. Qui. Dopo tant'anni finalmente ha trovato il padre. Guarda, purezza. Com'è purezza? Sì. Pure io ho trovato a papà, sì. Qui, voi che dite? È bravo Don Felice, mi figuro la vostra consolazione. Certamente. E chi è il padre di Giulietta? È una persona per bene? Per bene. Aspita, è marchese, non vi dico altro. Marchese, eh? Figuratevi quando Giulietto mi disse, che piacere ne bia. E già, perché mo mio zio Alfonso consenza me la darà certamente. No, Mimì, non lo sperare. No.
perché con tutto che ha trovato pata, tu a quella manca da puoi sposare. E perché? E perché t'ho di chia. Mimì, quella non è femmina per te. Tu fai un guaio se ti sposi a quella civetta. Don Felipe, Don Felipe, badate come parlate di Giulietta, ma sapete? Ma che Giulietta, stupido! Chiamala invece Ninetta Cricri. Ninetta Cricri? Sì, sì. Così si faceva chiamare quando cantava a Milano. Ninetta Cricri. Aspetta, te. Guarda queste fotografie, leggi queste lettere che stanno qua dentro e consolati. Oh, mamma mia, ti sto tremando tutto quanto. Giulietta. Giulietta mia! Sì, Giulietta tua. Che la chissà quando è innamorata, tenuta e tena ancora. No, 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 Don Felino, non lo dici da manco per pazzia. Oh. Non può essere. Sì, sì. Guarda come sta combinata qua vicino. No, non voglio vedere. E che se essa? No, è una tale e quale. È un'altra persona. No, no, non mi tu a guardare. Non voglio vedere. Mi tu a guardare. Non mi fate vedere. Non mi per favore. Non voglio vedere. Non voglio. Non. Non. Don Felino. Don Felino, ma voi vedete che figura? Che spalle! Don Felino, il seno. Mimì, E che gambe? Che gambe! Che bellezza! E quello non ha voluto mai essere toccato con udito da me. Non mi ha mai voluto fare un pucurille tutta sta roba. E poi si fa fotografia in questa maniera, con tutte coscia fora. Con tutte coscia fora! Stato zitto, ti fai sentire fino a Castellammare. Ma questo è orribile, è vergognoso. Sì, vergognoso? Te, guarda quest'altra e consolati. Oh, questa sì, è meglio. E ti dovresti leggere qualche lettera, Mimì, cose da far rabbrividire. No. Ti, leggi, è inutile, è inutile. Mi è bastato questo per capire tutto. Che svergognata, che svergognata. Ma buon Mimì, ma una volta che non te la sei sposata, perché ti pigli tanta collera? Perché? Ma non ho capito che la voglio ancora bene a che la scellerata. Pure mo, sì, pure mo che l'hai visto con tutte e coscia fora, pure mo la voglio bene, ecco fatto. Ma boh, ma loro stanno insieme, fanci sempre amore, tienatela con te, ma senza parlare di matrimonio, capisci? Quando poi ti sei seccata, lascia e buonanotte. Senta a me, Mimì, fa così. Sì. Sì, dite bene, Don Felipe. Voglio seguire il vostro consiglio. Oh, bravo. Ma vado all'albergo. Mimì, per carità. No, no, Don Felipe, lasciatemi fare. Mimì, sì, superiore. Ma che superiore? Mimì. Mi l'ha già fatto diventare uno straccia, quella svergognata. Mimì, ma che vuoi fare? Appena visto, sì, sarò spietato. Che la sta là, verità. Sentite che la ricca. Sentimba. Ah, sì, sì. Eh? Mi avete interrotto? No. Aspettate, mo sentite. Ah, sì, sì, tu mi volevo far scema a me, Aspettate, ma sentite. Ah, sì, sì, tu mi volevo far Michele a me, Proprio scema Michele, è la stessa cosa. No, no, e mo viene l'assalto, aspetta. Ma avete fatto palla corta, cara signorina Cricri. Io mi sposavo a te. Io mi sposavo a te. Eh sì. Eh sì. Embe. Embe. Eh già. Eh già. Enfringata. Enfringata. Enfrangata. Enfrangata. Enfrungata. Enfrungata. Don Felipe, ma voi mi state prendendo in giro. Ma per forza, Mimì, ma tu che vai facendo? Tu devi essere conciso, devi arrivare al sodo. Tu devi dire. Se vuoi fare l'amore con me, con piacere. Con grande piacere. Questo è buono. Così, così. Se vuoi fare l'amore con me, con piacere, con grande piacere. Oh, grazie, Don Felipe. Ma te pare. Siete un vero amico. Se vuoi se vuoi. Che deve fare? L'amore con me, con piacere, con grande piacere. Se vuoi fare l'amore con me, con piacere, con grande piacere. È meglio che me la passo un po', se no me la lascio. Passati. Se vuoi fare sempre l'amore con me, con piacere, con. Leva la danza quando vieni che sto passando, scusa, tu sei ciclata. Chi lì non ci vede? Va fatta male. No, lo poco, non importa. È venuto questo signore. Oh, Saverio Borzillo. On Saverio. E sta solo? No, ci sono pure due signore. E falli entrare. Subito. Lavoriscano, signori, da questa parte. Ah, grazie.
E Don Felice Nardo. Alza bene palese. Eccolo qua, il simpaticone mio. Ben trovato. Marietta, carissima, come stai? Benissimo, e tu? Bene, bene, grazie. Non ci aspettavi, è vero? No, non vi aspettavo. L'avevo detto io. Ma perché non avete avvertito? Siccome i lavori nell'appartamento sono finiti prima del previsto, abbiamo pensato di venirti a fare una sorpresa. T'ha fatto piacere? Come no, certamente. No, io non vedevo l'ora di correre da voi. Mi volete dare un bacio, eh? È una settimana che ne sono priva e adesso mi spetta. È giusto. Servitevi. Lei, zia Sofia, beh. Cos'è? Sei gelosa? No, ma insomma, siate meno espansiva. Ma che dici? Io me lo vorrei mangiare di baci. Perché tu non lo conosci come lo conosco io? Ma Felice, che cos'è? Ti vedo preoccupato, nervoso, distratto. Sì, me ne sono accorto pure io, che? Forse non vi sentite bene? No. So benissimo. Bene. Per carità. Ozzavesi, si tratta di questo. Dovete sapere. Le vostre camere sono pronte. Ah, sì, ho pensato a tutto. A voi, Don Savè, vi ho dovuto far mettere un lettino nel salotto. Ma sarete comodo, però. Sì, certo. Il vinile è piccolo, mi dovete scusare. Io dormo in qualsiasi posto. Ma c'è un balcone che dà sulla campagna, eh. Una veduta splendida proprio. Vogliamo andare a vedere? No, salute voi, che basta. Voi intanto andate a sistemare la roba, sì. Io scendo un momento giù a Castellammare. Voglio comprare quattro ricotte e qualche pacchetto di gallette. Quelle grosse, quelle sono le più buone. Ah, certamente. Pa caponata. E allora noi andiamo di là, ci laviamo un poco e sistemiamo la roba. Bravo. Per dove si va? Non lo so. Sì, cioè, magari. Cicillo accompagna le signore. Subito. Sì. Da questa parte. Oh, qualunque cosa vi occorre, suonate e sarete subito servite. Grazie. Papà, venite presto. Ma io che ci metto? Scusate, quello è il nuovo cameriere che avete preso? Sì, signora, è già una settimana. E ci avete proprio guadagnato nel cambio, eh? Perché si vede che è un buon cameriere e che deve aver servito in tutte case nobili, è vero? Sì, come è serio, sì, corretto. Come è impettito, questo è un cameriere, non già quello che avevate. Mm. Avete fatto bene a licenziarlo, era un Lazzaro. Sì, ma vedete, quello... No, però guardate, non mi parlate di lui perché mi fate venire in nervi, veramente. Basta, avete ragione. Andate, che poi vi dirò. Sì, grazie. Non sapevo, io vi devo parlare. Io pure, sì. Vi devo raccontare un'avventura che mi è capitata. Ho fatto una conquista in treno mentre viaggiavamo. Ma non stavate con le signore? Sì, ma quello è successo nel corridoio. Ah. Io ero riuscito a prendere un poco d'aria perché dentro faceva un caldo terribile. Sì. Una simpaticona, Don Felice mio, una pupatella. Ah, sì. Che eleganza, che profumo, che sciccheria, che bella cosa. Ma pensate, riflettete. Alla vostra età non vi conviene. Io non credo che cercate da vedere una tavola a questa signorina. No. Che vedete? Ma che? No, io vi raccontavo così per raccontare. Ah, ci ho capito. Mi dovete dire qualche cosa? Io? No, non vi devo dire. Veramente sì, vi devo parlare. Ci vogliamo accomodare 5 minuti? Sì, prego. Dopo di voi, accomodatevi. No. Per carità. La carità, al posto d'onore. Prego, accomodatevi. È troppo gentile. Oltre. Io mi seguo qua. Dove volete? Sì. Vedete, non sapete. Vi stavo dicendo. Sì. Vedete, non sapete. Si tratta di questo. Sì.
Ti piace la dama? Lo togliamo? Togliamolo. Lo mettiamo qui? Mettiamolo lì. Vediamo pure questo? Sì. Oh, eh? Oh, ecco. Onzave, si tratta di questo. Io certamente non ne ho nessuna colpa. Non ne ho nessuna colpa, Onzave. E neanche lui, Onzave. Del resto, la nascita è un caso. È un caso, caso. Come si dice, a caval donato non si guarda in bocca. Mai, mai, mai. Se uno, e se l'altro? Certamente. Perché, Onzave, 25, 26 anni in casa, il sangue ribolle, Onzave. Ci sono tutte le attenuanti. Tutte, tutte. Sola, sola, con uno vecchio a casa. Uno vecchio, 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 vecchio. Ricco, vecchio e malvagio. Malvagio pure. Certamente. E che dovete fare? A un certo punto, a un certo punto... Puff, è successo fatto. Voi, voi mi capite. Che mi dite, che mi dite. E allora... E allora si è dovuto riparare. E poi, la fine che ha fatto. Chi? La fine che ha fatto, che ha fatto. Pupupu. Pupupu. Otto giorni. Lui aveva portato le pizze, le pastarelle, le sfogliatelle, ma non sono servite a niente, non sono servite a niente. È crollata, il fisico non ce l'ha fatta. E quindi ha espiato. Era un buon uomo, è un buon uomo, vi assicuro, le apparenze possono ingannare, voi lo sapete meglio di me, è un buon uomo e ha un cuore generoso, quello guardate, si teneva un latte, ma odeva. Ma non lo teneva, non ce l'aveva il latte, e ha dovuto provvedere, essa ci ho dicette, ma è stato felice, è stato felice, tutte queste cose, sì, prima di... E allora io in collegio, sì, e poi il notaio, eccomi qua, e quindi io, voi capite, Onzave, permettete un momento, vado a vedere dalla finestra se arriva un amico. Con permesso. E io come ciò dico? E come ciò conto? Sì, mi sta fresco. Io ero tanto fresco che non cercavo di rivedere la bella Ciasona. Anche lei è scesa alla stazione di Castellammare. Mi ha detto pure il suo nome. Giulietta Spina. Le devo scrivere fermo apposta. Io adesso vado subito a imbucare il biglietto con l'appuntamento. Oh. Buono. Ha ci fatto una serata inutilmente. Voi qua state. Brava, carissima. E che ci fate voi qua? Meglio qua, io qua abita. Ma come? Don Felice non vi ha licenziato? A me? Ma tu scherzi, caro Burzillo? Chi aspetta a rompergli la testa? Questo io non lo so. Allora, ma testa. Fosse tu, vero, che resiste a Don Felice che me ne dovevo cacciare via, che non potevo stare in casa tua, perché io sono un lazzarone, scossomato, non fa chi, fosse tu, eh? Sicuro? E se non mi caccia lui, vi caccio io a calcio. Sì. Papà sta qua. Bravo. Arrivi proprio a proposito. Felice, c'è la stessa signora che stessa duena, se no io finisco malamente. Ma pure voi date tu. Ma insomma mi dovete spiegare questo, che significa, perché? Perché si prende tanta confidenza? Che volete a me? Io a Cristo non lo posso mandare. Non lo potete licenziare, perché? Non signore, non lo posso licenziare, sappiatelo una buona volta. Questo è mio padre. Questo è mio figlio. Non è possibile. Voi siete Don Felice, vostro figlio. Perfetto. Mamma mia. E fu con questo che Sofia a Roma all'albergo, che vergogna. Oh, che vergogna, con un servitore, No.
No, don Savino, no, no, no. Si è fatto servitore per amore paterno. Posso avvicini, sì, capito, Burgi, posso attendo. Aspettate, aspettate. Allora però perché la settimana passata? No, 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 settimana passata. Non si era fatto ancora conoscere. Scusa, perché non era ancora il momento. Sì. Ah sì, allora sì, perché l'altra mattina dicesti tanto male di Don Felice? Perché io al momento ci mandavo per il matrimonio, dicendo che ero sciupato, sì, malaticcio, debole. Proposito, scusate, papà, ma come mi metto in capo? Mi metto in capo, io sono il padre, perché non mi faceva piacere il matrimonio con la figlia di questa? Non lo trovava, ma poi siccome ho detto che lui ci teneva, che io voglio bene, e certo, non fa niente, ma sa pigliasse. Bravo, mi faceste la grazia. Ma adesso prima che si sposa spero non dimenticherete il vostro sacrosanto dovere. No, no, ma non va dove? Legittimare Luigi sposando sua madre. Che c'è? Che c'è? Povera femmina. Ma che? Che c'è? Mia madre è morta. E che dite? Mia madre è morta. È morta. E io non potrò mai più conoscerla. Ma che state dicendo? Chi ve l'ha detto? Chi mai? Papà. È morta. Ma di impazzite! Ma sì, forse, non avendo ricevuto notizie da tanto tempo, avete pensato, ma che morta è morta? Quella è più viva di voi e di me. Possibile. Allora va bene. Ma come? Non fu sparata dal marito? Ma che? Quella non si è mai sposata. Guarda, ma che scusate, ma voi la conoscete? Sì, la conosco di vista. E siete proprio sicuro che non si è mai maritata? Ma certissimo! Sì! Aspettate, scusate, non sapevo. Ma allora voi che mi avete detto? Mamma, che ti aveva ricevuto? Valigi, tu sei un uomo, certe volte... La verità non si può dire. Basta. Ecco. Basta. Meno male. Ho capito. Mia madre è una di quelle tali femmine disgraziate che manco con un figlio se ne può parlare. Ecco, ma non se ne può parlare, figlio mio. Non ne parlammi più. Permesso di pensare che sua madre sia una di Non mi sono permesso niente, ma... non ne voglio parlare più. Don Ferino, fatemi il favore, andate un momento di là. Lasciatemi solo con questo, mi deve spiegare cosa volevano dire le parole che ha detto. Una cosa che mi sta assai a cuore. Ma ve ne ammazzate. Va bene, fate il vostro comodo. Mamma, ha già trovato a mamma. Ma perché non ne vanno a parlare? Che avrà combinata, mamma? No, sta chiudendo il porto. Ma vedi che ci imbrunisciamo per terra tutti e due. Fa pure calore. E tu ti sei permesso? La posso ridarlo. Ti sei permesso di dire che di mia sorella non se ne può parlare neanche davanti al figlio? Perché che ne sai tu di lei? Fosti tu, grandissimo porco, che approfittando della convulsione le facesti quel bel guaio. Non negare! Tu l'hai fatto e tu devi riparare. Devi sparare la mia sorella perché sennò... Aspetta. Burgia, assettate. Ma come? La madre di Felicella, mia figlia... E Sofia tua sorella. Quella che venne a casa a Napoli. Sì, quella che tu chiamasti Columbrina. Ah, Columbrina. Quella non l'hai riconosciuta? No, non l'ho riconosciuta. Guarda, questo non ti posso dire niente, si capisce dopo 25 anni. Già, perché sono passate 25 anni. E poi stavate all'oscuro naturalmente. Oscuro, non si vedeva proprio da niente. Quella poveretta prese quella paura. E tu approfittando della debolezza e della paura di quella povera figlia, le facesti. Facesti una bella cosa? No, una brutta cosa, ma capisce. Capisco. Se lei non fosse entrata in camera tua, è vero. Ma lei che l'ha fatta apposta? Che significa? I corridoi di un albergo, le porte sono tutte uguali.
E poi qualche volta ci si può anche sbagliare. C'ho capito, perché infatti è successo dentro un albergo. Sì, all'albergo Cavour. A Roma, vicino a Santo Stacchio. Cavour, vicino a Santa Pistacchio. Sì, sì, e se non fosse venuto quel benedetto temporale, perché del temporale te lo ricordi? Non mi ricordo tutto un po'. Certi tuoni che facevano tremare i vetri, i pavimenti. Ho paura, mamma mia. E quella poveretta svenne. Ma dico tu la mattina dopo, perché non ti facesti trovare? Perché tenevo un appuntamento. Ah, un appuntamento che ti ha trattenuto per 25 anni? Sì, no, 25 anni. Appuntamento 25 anni. Ma distratto, ecco. Ma allora perché non ti rivelasti? Non mi potevo cambiare. Perché non ti rivelasti? Stavano chiusi i magazzini. Perché non dicesti che eri stato tu chi eri? Vuoi dire perché non mi fece a conoscere? E parla chiaro, figlio mio. Come fece a conoscere? Perché non era ancora un momento, capisci? Ah sì? Sì. Ma allora adesso quel famoso momento è venuto. Tu devi sposare subito mia sorella, perché se non rispondi a me, e io ci metto poco a spararti, sai? Eccomi qua. Mi sono riordinata, rinfrescata, ora mi sento molto bene. Brava. Giungi proprio a proposito. Perché? Guarda qui chi ci sta. Il cameriere di Felice. E cosa fa qui, questo lazzarone? Non te lo potrai mai immaginare. Perché? È quello svergognato della notte fatale quando a Roma venne il tuono di marzo. Che? Lui? Ma che? Non può essere. È così. È così. Dille qualche cosa. Falla ricordare di te. Se quando torno non mi domandi la sua mano, guai a te. Guai. Ma com'è possibile? Venite qua, avvicinatevi. Ditemi la verità, guardate che questo non è uno scherzo. Ma voi vi ricordate bene, no? Dico, forse è stato uno sbaglio. No, Zuffia. Oh mia Zuffia, non è uno sbaglio. Sei proprio tu. Oh, mamma mia. Io sudo freddo, ma questo è un facchino, ma che figura faccio io? Ma io la mattina dopo mi informai e seppi che voi eravate un commesso viaggiatore. No, sì, io ero un commesso viaggiatore. E allora com'è che eravate da Don Felice come cameriere? Vai, disgrazia, il negozio del padrone mio fece fallimento, ero un manetto in mezzo a una strada, ma non mi sono mai dimenticato di quella notte fatale, e sono 25 anni. 25 anni, sì. A Roma, ti ricordi? A Roma, precisamente, sì. Ricordate anche l'albergo? Oh, ma l'albergo Cavour. Cavour, precisamente, sì. A Piazza Santa Pistaccia. Ti ricordi? Ho paura, mamma mia, stavo sotto il coperto, tutto arrugnato, come un burpatiello. Don Bruno, l'acqua, il trono, le ti ricordi? Tremavano i lastre e i pavimenti. Ebbene? Precisamente sì, è vero. A un certo punto si era aperta la porta e trasetto una persona che io mi credevo che era un ladro. Ero io, cadi svenuta sopra il letto. Io mi credevo che era un uomo, un mariuolo. Ma poi toccai, capette che si trattava di una donna e mi passai la paura. Mi dire appresso, ma mi addonai del guaio che avevo fatto e me ne scappai. Ma se io avessi saputo che si trattava di una signora nobile come te, ma io mi avrei fatto a conoscere e ti avrebbe sposato. Quello che non ha già fatto danno, sono pronto a farlo mo e con tutto il piacere. Sposami e non ne parlami più. Tu questa intenzione hai? Intenzione, è il fratello che chi le dice. Già, ma questa non è una ragione. Una non si marita per far piacere al fratello. Oh, bravo! E se tu non mi piacessi? Oh no,
Se tu non mi saggeri. Appunto, se io non mi volessi maritare. No, se io volessi rimanere zitto. Uno prima di fare una cosa simile ci deve pensare, deve riflettere. Ma va bene. No, dice ci sta il fatto dell'albergo a Roma. Va bene, ma. Sofì, vai pensando, albergo a Roma. Sono passato tanti anni, mai facendo. Appunto. Adesso mi rendo conto che io ho dato troppa importanza a questa cosa, perché tutto sommato, che cosa è successo? Ma così, niente, che succede tutti i giorni. Un semplice errore giovanile. Bravo, un piccolo scherzo di gioventù. Appunto, è solo perché io, nell'oscurità, mezza svenuta, sbaglio porta, entro nella stanza di un uomo, devo sacrificare tutta la mia vita vicino a uno che non mi piace e che non è come io me l'ero immaginato. Sofì, è una cosa già mia, che non tiene neanche un centesimo che mangiamo. Ecco, e quello che mi è rimasto non basterebbe per tutti e due. Ah, perché? Okay. Quanto ti è rimasto? Niente, una sciocchezza, una diecina di milioni. Sì, tu sangue, 10 male uno. Che? No, sa crema, coscienza, capito? Per coscienza, il mio dovere sarebbe quello di sposare te, per felice nostro figlio, che finalmente potesse conoscere la mamma vera, se la potesse abbracciare, se la potesse passare. Che dici, Sofì? Sì, certo, sposandoti io potrei finalmente confessargli che sono la sua mamma, la sua mamma. E che io sono il padre. E che sono io che l'ho sempre curato, educato, sorvegliato. Mi farebbe piacere, sì. Oh, ma come fa, Sofì? Non gli ho mai potuto parlare. Non gli ho mai potuto dire niente, mai. Parla, Sofì, parla, Sofia mia. Fattasci lo spirito, parla. Sposiamoci, per forza. Ci dobbiamo sposare. Sofia, Sofia mia, non ci fatto colpa, riesce a maliona. A me, Sofia bella. Ma è permesso? Posso entrare? Vieni, volevi. Tu li conosci la mamma? Eccola qua, questa è tua madre. Che? Vuia! Sì, sì, figlio mio, finalmente ti posso chiamare figlio mio. Ma come? E perché non me l'avete detto prima? Perché non era ancora il momento. Vieni qua, figlio mio, abbracciami. Ma... andiamo a dirla a Marietta, chissà come sarà contenta. Sì, andiamo. Voi adesso siete parenti. Siamo parenti. Perché lei è figlia di mio fratello. E già, no? Io sono la mamma. Siete cugini. È Marietta che è mia moglie. È mia sorella, Marietta. Quanto è curioso che sono. Da questa parte, ho capito, grazie. Ma che sa? Io sì, Giulietta Spina. E che ve la fa questa qua? Con la giarice, Romoco. No, grazie, è inutile accompagnarmi. Ah, voi state qua. Buongiorno, papà. Papà. Ah, la sicuro? Allora si accomodi, signorina. Grazie, potete andare. Come vuole. Buon Salvatore, che è? Ma che tenete a mano in fronte? Ma fa male la cosa. Io sono venuto all'albergo da voi e non vi siete fatto trovare. Voi avete da soffrire un po' che cervello. Ma avete fatto scendere fino a Basso Castellammare, inutilmente. Ma io poi non mi credevo che voi venivate così presto, no? Ma che volete? Che siete venuti a fare qua? Ma come? Voi dovete venire a casa mia per metterci d'accordo, è passata una settimana e ancora non vi siete fatto vedere. Perché da quel momento sono succedute tante combinazioni che non mi sono potuto fare vivo, questo ho fatto. Sì, ma domani, dopodomani, la settimana entrante, vengo a Napoli, a Speranzella, a casa vostra e combiniamo tutti. Ma chi? Voi ve ne dovete venire con me, Momo, proprio adesso. Ho detto a Mimì che avevo trovato a papà e che stava a Castellammare. E chi è Mimì? Ho innamorato mio, Domenico Cardillo. Ah, no, Cardillo di Napoli, sì. Il quale poco fa è venuto all'albergo e ci siamo appiccicati proprio brutto. E perché? Perché va a trovare chi mi ha combinato servizio.
Mi sono andati a dire che io facevo la canzonettista, che ho fatto l'amore con un sacco di gente. Mi ha chiamato civetta, faccia tosta, insomma, ha fatto revuta all'albergo. Io, capirete, ho negato tutto. Ho fatto finta di mettermi a piangere e ho detto che sarei andata a dire tutte cose a papà mio. Perciò voi mo dovete venire con me all'albergo. E prima di tutto dovete fare una scena come padre mio. E poi dovete fare del tutto per farci rapaciare. Chi l'ha detto come vola sa? E io perdo una fortuna, capite? State zitto, non fiatate, state fermo. Vengo subito. Don Felice, buongiorno, come state? Non c'è male. E beh, e voi perché siete venuta? Vi faccio riflettere che qui c'è la mia famiglia, tutta gente per bene, onestissima. E certo, la vostra visita non può fare piacere. Ho capito. Voi forse siete venuta a parlare con me per farvi fare pace con Mimì. Niente affatto. Io sono venuta a prendere mio padre. State, vabbè. Vostro padre? Sì, signore, eccolo là. E mi faccio meraviglia che sentendo insultare in questo modo sua figlia, se ne sta zitta, non mi piglia a schiaffi, papà. Ma voi che state dicendo, signorina? Quello è vostro padre. Mio padre, sì, mio padre. Mamma mia. Voi siete figlia a lui. Sì, signore, e perché vi fa tutta questa meraviglia? Papà! Venite qua. Ma perché non me l'avete detto prima che tenevate pure una figlia? Perché non era ancora un momento, capito? Capisco che, certo. Non è una bella cosa con tutte le cose che ha fatto quello là. La vita ma invece di pensare a me, dovevate pensare a lei che era femmina. Avevate il dovere. Sì, vabbè. E mo io che posso fare? Non la posso mannare? No. Non la posso mannare. No. Chatenim, è meglio. Povera figlia. Chatenim. Vieni qua. Il sangue non può diventare acqua. E poi non è colpa tua. Vieni fra queste braccia, sorella mia. Con tutto il cuore, fratello mio. Che pasticcio, mamma mia. Vieni, andiamo a dirlo a mamma. A mamma? Sì, a nostra madre, sta di là, vieni. Che dice la mamma? No, questo non è figlia Sofia, hai capito? Come? No, non è dello stesso albergo. Lo stesso albergo? Lo stesso turno, diciamo. Turno? No, è un'altra letta, hai capito? È figlia Anata. Ma voi che avete combinato, papà? Aspettate. Ma mo che mi ricordo, ma Mimì mi ha detto che vostro padre era marchese. Ed è marchese, lo sanno tutti quanti. E siete marchese vuia? No, questo fu un imbroglio che facetto quando me ne scappai con la mamma, questo. Ho capito. Quando ne avete combinato, papà. Però badate. Io non voglio che questa va correndo più a ca e a là. Mo basta mo. Mo si sta qua, la guardo io e deve fare quello che dico io. Mo faccio mettere pure un divano letto nel salotto e la dormiamo io e Don Saverio. Sì. Essa dormì in da camera mia. Cicillo? No. Mo Maita fa fa a me. Questa ca non ha da scicchiù. Deve camminare diritta, come su di un binario. Sì. Poi, questo è il binario. E sta la coppa. Come su di un binario. Cicillo! Buon Salvatore, Brigida, ma verità, ma Don Felice è veramente figlia buia. Sì, è figlia mia. Oh, ecco. Ma che combinazione! Quello mo si crede che io sono sua sorella e questo è un bene per me. E perché? E si capisce! Lui è tanto amico di Mimì, troverà lui il mezzo come fratello di farmi rapaciare. Capito, no. Questi sono addaisi, non cacchiuso imbroglia la matassa, per carità. Dove andate? Vado a bere, permesso. Le cose non si potevano mettere meglio di così. Adesso il signor Mimì l'avrà a che fare con mio fratello. Grazie. Ah, voi state qua.
È brava! Forse siete venuta a parlare con Don Felice per farvi perdonare da me e far pace? Ma vi siete sbagliata! Di me ve ne potete scordare! Cara signorina Cri-Cri! Io non sono venuta a pregare nessuno! Sono venuta a trovare mio padre, capisci? Gli ho raccontato tutto e adesso te la vedi con lui! Non credo che ne avrai piacere! Tu non tieni il diritto di insultarmi quando non tieni le prove! Guardate, non tengo prove! Non tengo prove! Io questa ero venuta a prendere, me ne lo scordate! In questa busta ci sono delle cose che fanno rabbrividire e che provano chiaramente quanto siete stata civetta! E sta bene, parlerete con mio padre e con mio fratello. Ah, il fratello, adesso ci sta pure il fratello. Pure il fratello. Tutto fatto, uè. Tu cominci a dormire qua, da stasera. Felice, tu devi insegnare l'educazione a questo scostumato. Si è permesso di insultare tua sorella. Ma tu che stai dicendo? Don Felice, forse? Don Felice, mio fratello. Don Felice, che sta dicendo veramente? Veramente? Sono 10 minuti che l'ho saputo. Ah, ecco. Quello si è permesso di chiamarmi civetta, capisci? Sì. Ma è stato Don Felice che mi ha dato tutte le informazioni sul tuo conto. Tu? Bravo! Ma io non sapevo ancora che tu eri mia sorella. Del resto poi... Mimì è tanto buono, è tanto amico mio. Non ci pensa più a quello che ho detto, ti perdona, fate pace e vi sposate. A chi? Io vi faccio pazzo. Tenetevela per voi, sta bella cosa. Se vuole fare sempre l'amore con me, con piacere, con grande piacere. Ecco sto scema. E io accetto. Ma mi ha messo in una casa come di chi però? Con tutto il cuore. Signorina Cricri, io sono all'Albergo Italia e mi trattengo fino a stasera. Venga a farmi una visita e ci metteremo d'accordo. Signori, i miei rispetti. Signorina Cricri, Don Felice, signori. E io vi ringrazio tanto tanto, sapete? Mi avete scombinato un matrimonio e mi avete fatto perdere una fortuna. Ma come vi è venuto in testa di dire a quello tutti i fatti miei? Mi pare che tenga rente spasa o sole. Mi date a mangiare voi la mattina? E ti do a mangiare io. Dal momento che è necessario farlo per non ti fa facchio a pazza, sono pronto a darti anche metà del mio patrimonio. Ah, allora va bene, un altro paio di maniche. E me lo potevate dire prima. Così mi sarei preso una bella soddisfazione con Mimì. Davanti a voi l'avrei cacciato. E vabbè, se n'è andato ed è lo stesso. Oh, però, da domani tu devi essere un'altra. Ti devi ricordare che sei sorella ad un galantuomo e pazzie non ne ha fa più. Non ci pensare, vedrai che cambiamento faccio io. Bravissima, mo la vado a dire pure a loro dentro e ti presento. Aspetta. E quant'è sto patrimonio? Quanto mi rai a me? Queste sono cose che a te non riguardano, me la devo vedere io. Ma è assai. Non ci pensare, ti basta. Benissimo. Guarda, qua, porta qua. Ecco, passa qua. Bene, signore. Va benissimo, bene. Oh, signore Dotrem. La signorina del treno. E voi che ci fate qua? Shh, per carità. Oh, siete venuti a trovare me, quale felicità, che vi ha detto che stavo qua. Giulia, Giulietta, Giuliettina mia. Shh. Sta zitto, sì o no, statevo ferma. Dammi un bacio. No, qua no. Dammi un bel bacione come mi ha dato in treno. Ma non è possibile. Ma perché? Qua c'è mio fratello. E se si trovasse a entrare in questa stanza? Ma come, tu hai un fratello che sta qua? Già. Ebbene, noi facciamo presto per questo, che ci vuole darsi un bacio. Su, andiamo. Don Felice, fatemi un favore. Entrate un momento là dentro. Ma favore. Trattenete Sofia e Marietta. Un momento solo, il tempo che do un bacio a questa ciaciuna. Ma cancia trattenere, un bacio a ciaciuna. Ma cai da baciato, non so lei. Cai da baciato. A ciaciuna. Questa ciaciuna è mia sorella. Vostra sorella? Sì, mia sorella. Questo è tuo fratello? Sicuro? Ma che significa tutto questo? Tu conosci mio suocero? Ci siamo conosciuti poco fa. E già t'abbracciava. Beh, gli ho detto che era tua sorella. E capirai, come parenti ci siamo abbracciati. Ma perché non avete detto che avevate una sorella? Ma io non lo sapevo. È figlia un'innamorata di papà. Che coincidenza. Dov'è la signorina? Sofia. Sì? Tu lo sapevi che Don Felice
ha pure una sorella. Sì, lo sapevo. E questa la signorina? Sì, signore, mamma. Bravo, simpatica. Ma aspettate, a me pare che questa signorina l'ho vista in treno. Viaggiava con noi, stava nel corridoio. No, ti sbagli, ti sbagli, ti sbagli. Tanto piacere, signorina. Fortunatissima. Ma perché è vostra sorella questa? Non so, ma voi che volete a me. Non è certamente colpa mia. E certo, è colpa di quel lazzarone del padre. Il padre, il padre, questo padre mi sta seccando abbastanza. E a me. Finché era padre a voi a me non me ne importava niente, ma ora è padre pure a questa. E perché? E perché se il padre a questa, questa è sorella vostra. Certo. E io volevo fare con lei qualche cosa che adesso non posso più fare, ecco. E io capisco, Kist. È permesso? Si può? Avanti, chi è? Grazie, grazie. Signori, scusate il fastidio. Signora, Don Felice chi è? Questo giovane, forse? Sicuro. Oh, venite qua, giovanotto, abbracciatemi. Voi adesso sarete simili a tutti gli altri figli. E voi, donna Sofia, adesso potete rialzare la testa. Perché? Che è stato? Perché, ma come? Non leggete sul mio volto la bella notizia che vi porto? Già, ma la parola che c'è da pronunciare non spetta me dirla, ma un'altra persona. A voi, venite avanti. Avanti! Addosta! Addosta, Felice! Eccolo qua! Figlio mio! Figlio! E questa signora è sua madre! Ma non fa, ma voi! Ma che donna Alfonso è donna Alfonso! Chiamami papà, figlio mio! Papà! Papà è papà! Chi è chi? Slevo da Pici! Questa è mia figlia, hai capito? Ehi! A voi! Ehi! Figlia a me! Figlia a me, Policella! A me! A ma cosa da tutti? Ma guardi! Figlia a me! Basta! Ma che significa questo? Ma tu che hai combinato? Don Felice ha due padri! Ma che ne so, io ti giuro che... Zitta, non parlare, disgraziata, tu sei morta per me! Ma ti giuro! Se tu avessi avuto un figlio, beh, poteva essere una combinazione, ma un figlio con due padri, questo è da svergognare! Ma io, ma... Vergognati, vergognati! Ecco, vergognati! Felice, figlio a me! Torniamo un momento. Sì, sì, sì. Riflettendo bene, che un giovanotto abbia due padri, vero? Certo, non può essere. Tu mi hai detto che Turillo è il tuo seduttore. Sì. E tu l'hai riconosciuto, vero? L'ho riconosciuto, no, perché eravamo all'oscuro, io la faccia non gliela potetti vedere. Ho capito che era lui da quello che mi ha raccontato di quella notte. Ma dico, questo Don Alfonso, come è uscito fuori? E io che ne so. Però io ti ho già detto, no, che andai a parlare al cavalier Mozzetta. Può darsi che lui, per carpirmi del denaro, mi abbia portato uno qualunque. Ah, può darsi, per questo l'ho mandato a chiamare. E adesso quando viene, mentre io interrogo il cavalier Mozzetta, tu parli con Don Alfonso e cerchi di scoprire la verità. Io? Ci parlo io? E si capisce? Ma come? Io gli dovrei domandare se fu lui quella notte... Ma non sta bene, Saverio, ma non sta bene. Ma, ecco, ecco, ma è una cosa necessaria. Ma non fare, si tratta d'onore. Ma non sono capace. E la necessità non ha legge. Eccolo, ecco. Oh, Sofia. Signore. Dove sta Don Saverio? Dice che mi deve parlare. Sì, sì, ora viene. Accomodatevi. Grazie. Potete parlare con me, è lo stesso. Come volete. A me farebbe piacere che fosse lui. In fondo si vede che è un galantuomo. Ecco qua. Voi poco fa avete detto che siete il padre di Felice, è vero? Sicuro, proprio io. Scusate, ma come avete fatto a immaginarlo? Ma che immaginare? Non mi sono immaginato niente. È la verità, la pura verità.
un certo Don Teodoro Morzetta, che aveva avuto l'incarico di fare delle indagini, dopo tante difficoltà è riuscito finalmente a sapere il mio nome. È venuto a trovarmi a Frattamaggiore, mi ha fatte delle domande e io gli ho risposto. E non c'era più dubbio, ero io quello che cercava. Già, ma dico io, che prove gli avete dato per farlo essere sicuro? E che prove lo potevo dare, Sofì? Lo contai tutto fatto che ha giocondato poco prima a te. No, Dio. No. Ah, mamma mia. No, scusate, niente. Mi fa impressione. È mezz'ora che mi stanno torturando queste scariche elettriche. Ah! Sofì, Sofì. Niente, non è niente. Sono i nervi. Mi succede sempre. Mi succede sempre. Tutti e due su, ehi, come ci vuole, coraggio e faccia tosta. Ma com'è possibile? La stessa cosa che mi avete raccontato voi, me l'ha raccontata Turillo. Come può essere che mi sia capitato lo stesso fatto con tutti e due? Chi? Turillo? Quell'imbroglione che poco prima ha detto che era lui il padre? Proprio. Ma come? E t'ha potuto dire con precisione tutto quello che è successo la notte del 17 marzo 1887? Perfettamente. Possibile. Il 17 marzo, 25 anni fa, all'albergo Cavara Cavara a Roma, col temporale facevano i tuoni, udone marzo tremendo, tremavano le lastre e i pavimenti. Basta, non si deve più parlare di questo fatto! Ma come? T'ha potuto dire il fatto preciso con tutti i dettagli pure lui? Perfettamente. Questa è bella, ma... No, è orribile invece. Come è potuto succedere una cosa simile? Ma voi vi ricordate bene? No, dico, forse avevate invitati nella camera? No, per carità, eravamo soli, solissimi, io e te. E io no, io. Vi permettete di supporre forse? Io non mi permetto niente, ve lo permettete voi, ve lo permetto voi. Non gridate, per carità! No! Sì, sì. La fai spaventare. Che so, ti metto ancora paura di un murale, di un maledimbo. Mi urtano i nervi, mi fanno sentire una cosa curiosa qua, poi mi viene un brivido nella schiena come se avessi un serpentello. E poi questa storia mi ha proprio sconcertata. Ecco qua, scusatemi, vedete le mani come mi tremano. Come tremano. Vedete, io vado a prendere un bicchierino di cognac. Scusatemi tanto. Che la vena è una cosa. Ci è successo una cosa proprio curiosa a tutti e due, vero? Curiosa? Me l'ha chiamata curiosa voce. Vieni acqua, immagino. È stato Don Teodoro a fare la scoperta che tu sei il padre di Felicillo, eh? Perfettamente. Guarda qua come facetto con me, Giulietta. E dimmelo un po' che quando ci hai dato, quando ti hai cercato per questo affare, Mille lire. Hai cercato mille lire. E scommetto che pure tu sei o marchese o barone o conte. No, io non sono titolato. No. Sono però il più ricco commerciante di Frattamaggiore. Ma te t'ha fatto commerciante, t'ha fatto. Io acqua non mi muovo. Sì, non mi muovo. Non mi muovo. E lo vedrei. E obbri. Don Alfonso, io me ne vado. Vogliamo regolare quell'affare, sì, che è lì mille lire. Ah, un momento, cavaletto. Ma si deve regolare un altro fatto. Che fatto? È vero o non è vero che io sono il padre di Felicillo? È verissimo. Egli sono la mamma. Ma che cosa c'entri tu, vorrei sapere? Tu che fai qua? Tu hai vasta con Giulietta. Mi sono licenziato, ma non andava bene. Che tempo devo stare attento a Felicillo, a mia figlia? Guarda, perché Don Felice è figlio a te. Guarda, si capisce, perché lo potete mettere in dubbio. Ci avete le prove che non è vero. Ma state zitto, è figlia Is. Il vero padre è Don Alfonso. E quando lo volete sapere, a Felicillo me l'ha già pure legittimata. Che? Possibile. Ehi,
possibile. Facile. Bravo, bravo, come sicché lo hai già legittimato. Ma già legittimato. Beh, ma che pasticcio sta succedendo, mo? I sono occupato e essi sono legittimati. State zitta, lasciate fare a me. Dimmi una cosa, a quando tempo te l'hai legittimato? All'anno passato. All'anno passato? All'anno passato. No, no, l'anno passato. La settimana passata. La settimana passata, sì. Io a Roma. A Roma? Io a Roma per un altro affare. Sì. E là poi fece la pensata. Sì. E venne a Napoli. Sì, sì. E a due commissari. A due commissari. Due brigadieri. Ah, si va a due brigadiere. E a due prefetto. Ma a due prefetto. Prefetto, sì. O sì. O vesco. Vesco. La mia mamma se ce l'ha. Io tanto sei, ma io e non do voglio di dire. Calmati, quella si arrabbia pure, calmati, calmati. Don Alfo, questo è un imbroglio. Adesso ce ne assicuriamo subito, venite con me. Sicché tu sei perfettamente in regola, hai riconosciuto Don Felice legalmente. Ah, sì. Brava. A settimana passata. Si volete sapere il giorno, mercoledì. Ah, mercoledì. E allora, caro Don Alfonso, non c'è che fare, il padre è lui. Abbiamo preso uno sbaglio. Scusa, sai? Ma carità, figlio mio, tutti quanti si possono infanfarriare. Tutti si possono sbagliare. Donna Fo, io me ne vado, tengo un appuntamento, voi venite? Sì, mi accompagno. Stato buono, Turiche? Cara amica. Che, me ne andate? Tengo un appuntamento. E si è sbrogliata finalmente sta matassa. Si è saputo il vero padre mio chi è? Sì, tutto a posto, tutto chiarito. Sì. Il vero padre è lui, Salvatore Scarola. Non è certo ancora, devo scoprire prima un'altra cosa. Io adesso torno. Don Alfo, voi venite, sì, io sì, voglio sì. Andare. Con permesso, signore. Prego. E che capisce a chi sta? Non posso, non sono chiuso. Morzetto volevo brugliarmi, si è fresco. Policia, ci facessi, ma qua quando si mangia? Non so, io ne ci figliata presto, ci faccio, stai mangiando tu? Tu stai, no, stai mangiando? No, lo so. Io tengo appetito, ma scendo a bacio in cucina. Cicillo, che sta facendo? Ceci! Ma vedi, Cicillo! Ceci! Due padri. E senza poter sapere chi è il vero. Questo non è successo a nessuno, sulla menda a me. Ma quando mi facesse piacere si fosse Don Alfonso papà mio. Dove sta Felice? Dove sta mio fratello? Giulietta, m'ero scordata e chesta. Ah, stai qua. Aspetta. Felice, ma io come devo fare con questo seccante? Sono andata all'albergo a prendere la mia roba perché mi devo stabilire qua con te, no? Io ho trovata lui sotto il palazzo. Quando sono scesa si è messa appresso e non mi vuole lasciare tranquilla. Ma che dobbiamo fare con te per sapere? Ma io non volevo fare niente di male. Ho visto che cominciava a piovere e ti volevo accompagnare con l'ombrello e avere la risposta a quella proposta che ti ho fatto stamattina. Siccome devo partire subito... E parti in santa pace, è stato buono! Io non ti posso dare più retta. Io adesso dipendo da mio fratello. Tu non mi vuoi sposare? Ma chi ti forza? Chi ti dice di sposarmi? Io non ci tengo. Se mi vuoi mettere una casetta come dico io, con la terrazza, l'ascesa al mare, io mi posso fare il bagnetto, non ci trovo difficoltà. Però, ci deve sempre dare il permesso mio fratello. Io adesso dipendo da lui, parla con lui, vedetela con lui. Ehi, aspetta, vedatela con lui. A casetta, la terrazzella, c'è San Mario, un bagnetto, ehi, ma che si pazza? Non vuoi? Non ti fa piacere? No. E sta bene, io sto qua con mio fratello, tengo tutta la casa, la servitù a mia disposizione, mi dai metà del patrimonio come hai detto e non ho bisogno di nessuno, hai visto? No, aspetta, ma che stai dicendo? Ma quale metà del mio patrimonio? Come? Di' la verità, non mi volessi da niente più, tu me l'hai promesso, Sì, se mi sei sorella veramente, quello che ho promesso mantengo. Ma se non mi sei sorella... Ah, perché potrei non esserlo. Eh no. Ah no? Eh no, bella mia, no.
Perché vedi, io non sono sicuro che papà mio è veramente papà mio e che pure papà tuo è veramente papà tuo e papà mio. E che pasticce Christ? Ah, sicché la cosa è incerta. Non è sicuro che ha gestire Nara. Eh no, bella mia. Ah, no. Aspetta, aspetta un momento. Mettiamo prima le cose a posto. Sì. E io perdo tempo presso a voi. Allora, caro Mimì, accetto la tua proposta. Veramente? Con tutto il cuore. Oh, Giulietta mia. Ma che Giulietta è Giulietta? Chiamami Ninetta Cricri, la tua amante. Aspetta, che cosa? Io te lo proibisco assolutamente. Proibite che cosa? Che volete proibire? Capita proibire? Una volta che non è vostra sorella. Oh. E se la fosse? Ah, ma mi avete scucciato, oh. No. Tu da qua non esci. Ma ha fatto male. T'ha fatto male. Don Felì, non vi permettete di maltrattare Giulietta, se no mi scordo della nostra amicizia. E che fai, Che fai? Va piglia schiaffo. Tu piglia schiaffo a me? Io sì. A tuo cugino. Che già fa cugino? Eh sì, perché se tuo zio Alfonso Trocoli è mio padre, io e te siamo cugina, è chiaro? Ma voi che state dicendo? Zio Alfonso è padre tuo? Sì, poco prima l'ha detto lui stesso, è venuto qui. Lui stesso? Sì. Zio Alfonso è stato qua. Sì, c'era pure Giulietta quando lo ha detto. Sicuro? Figlio, possibile. E chi se ne vuole che giù passata? Perché se zio Alfonso tiene un figlio, addio tutto, addio eredità, io perdo tutta cosa, a me non mi spetta niente più. Come sarebbe? Non ti spetta niente più. E già, spetta tutto a me, È un fringato, vero? Quello zio Alfonso è ricchissimo e non tiene che a me unico nipote. E che già fa? Pigliatella quiz che mi ha fatto, parla con lui. Ma stamattina, quando mi avete detto che avevate trovato il padre, di chi parlavate? Ah, no, quello è un altro padre. E care, voi tenete due padri? Certo, cioè, no, non tengo due padri. Tombò tengo due padri. Adesso bisogna vedere qual è il vero. Ma credo che sia proprio Don Alfonso. No, Don Felino, non dici manco per pazzia. Giulietta, ma come facciamo senza un soldo? A chi leva dall'occhio? Ma dove sta zio Alfonso? Sta ancora qua? No, se n'è andato. E a dove è chiuso? E io che lo saccio? Oh, non so. Quale sospetto. E adesso lo vado a trovare io a zio Alfonso. Vado a trovare. Io ho capito tutto, Don Felì. Io non ci credo a questa storia. Voi, sapendo che zio Alfonso è ricco, avete immaginato tutto questo imbroglio per farla voi l'eredità. E avete creduto che io, scema, me la bevevo. Un fringato, bell'amico che siete. Bel galantuomo, mamma. Ma lo porto qua, zio Alfonso. E voglio proprio vedere se avete il coraggio di dirglielo in faccia. Mamma. Tu sei un uguaglione imbecille, hai capito? E io me ne rido altamente, e te, e zia, e della cartella. E io sono rimasta proprio ben combinata. Adesso Don Felice non mi dà niente perché non è certa ancora. E Mimì sta per perdere l'eredità. Ah. Voi state qua. Sì. Sono tornata poco prima. Perché? Volete qualche cosa? Avete bisogno di me? Grazie. E perché vi scostate? Vi mettete paura di me? No, che paura. Oh, nel treno non facevate così. Mi avete dato quel bacio. Vi ricordate? Ma come non lo ricordo? Signorina, non si può, non possiamo fare più niente. Siete la sorella di Don Felice. Oh, e perciò non vi piace. Ma per piacere mi piace. Ma no, non è bello, non sta bene, no. La sorella del genere, no. Ma che sorella? Voi volete sapere la verità? Io non sono sorella Don Felice. Come? Ah, forse perché non siete figlia della stessa madre, ma questo che vuol dire? Il padre è lo stesso. Ma che? Don Salvatore Scarola, a me non m'è niente, non è vero che è mio padre? No. Addo! Fu una finzione che feci per potermi sposare a un giovanotto. Siccome lo zio non voleva fargli sposare una ragazza senza padre, pensai di presentargli a Turillo come se fosse mio padre. Combinammo che gli avrei dato 100 lire al mese, vitto e alloggio gratis. Possibile. Una finzione. Parola d'onore. Allora, aspettate. Allora forse Turillo non è nemmeno padre a Don Felice.
Un altro imbroglio. Oh, sarebbe una fortuna. Beh, questo non lo so, ma adesso che vi ho detto la verità, voglio sperare che non mi negherete la vostra benevolenza, la vostra protezione. No, 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 non ve la nego, non ve la nego, non ve la nego. Ma voi vedete che cretino. Se non mi trattenevano gli avrei dato certi calci. Nada, vota, mo. Ehi, ehi, ehi. Ah, no, 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 no. Fate. Perché pare che la signorina non ve niente a me. Pare. Ma è così. La signorina non ve niente a voi. Non vi è mai stata sorella. Questo lo so certo, certissimo. Come certissimo? Tanto certo che l'abbraccio un'altra volta davanti a voi. No. Aspettate, don Zoe, aspettate. Fatemi capire bene. Vi spiego tutto. Venite di là. Non vorrei che venisse tu lì. Sì, andiamo. Oh, ma lui è che sembrava, è meglio che ci vuole lui. Ma sai che piogge qui. Sono fatto uno, mi ha bevuto 4 bicchieri di vino, 1 litro di scarso, e mi ha fatto la bagnotella, tutto burro, briciotto e mortadella. Mi sono consolato. Passando poco con le doghe. Ha visto la stanza, Sofia, aperta. E si è sopra un letto svenuto. Svenuta. Ci ha fatto lo pensiero. Ha detto, se potessi mettere in pratica un'altra volta ho fatto all'albergo a Roma. Durante un maledimbo è capace che dice che era un'altra volta. Sarebbe l'unico mezzo che mi fa sposare. E lo ha messo a Don Alfonso. Sarebbe un bello colpo. Poi che posso fare? Sofia, vieni a casa, ti faccio coraggio io. Finiscere tu e buonanotte. Sofia, ci sto io qua, vieni Sofia, la mia. Addosso quel pezzo d'assassino, quel disgraziato, chi lì... Voi siete pronti a dirgli in faccia che non vi è padre e che è stata tutta una finzione? Sì, e che me ne importa più a me? Soltanto, vedete, non fu colpa sua. Fu Don Teodoro che gli propose l'affare e lui accettò. Oh, e a me che me ne importa? Sembra un imbroglio fatto e con tutta probabilità ha imbrogliato pure a me dicendo che mi è padre. Ma questo lo dico pure io, ma non è che un'ipotesi. Bisogna assicurarsene seriamente. Scostumato, Lazzaroni, ineducato! E che cos'è? Ma che è stato? All'anima dei schiaffi! Dov'è mio fratello? E dove ti nascondi? Quando arriva un momento non ti trovo mai! Ma perché? Ho dato 3 schiaffi a questo grandissimo porco, niente di meno. Ho avuto l'ardire di... Beh, poi ti parlo, poi te lo dico. Addosso! 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 Stai là! Quel pezzo di imbroglione ha detto che la Falicella era figlia a lui e che se l'aveva pure legittimato. Sicuro? A te, leggi questo telegramma. Abbiamo telefonato a Napoli, sì, al municipio, e quella è la risposta. E che dice? Che dice? Che allo Stato civile non esiste questo riconoscimento. Perché mercoledì della settimana passata nessuno si è presentato per legittimare Felice Sciosciamuc. Possibile? Poco ne imbazzato, Ero in un broglio che volevo fare quel furfando, Ehi, certamente! Ma indubitatamente, sicché... Sicché il padre, il vero padre, sono io! Sono io! Piacere! Vieni qua, moglie mia, vieni! Moglie, ci sposiamo! Ma naturalmente! Domani stesso legittima Felicella e quanto più presto può essere ci sposiamo! Fatto qua,
Sì, è lui, riconosco l'abbraccio, la forza, l'ardore. E tu, tu, assassino imbroglione, ma perché hai fatto questo? Parla! Signore, siccome voi volevo licenziare, capito? Oh, per la rabbia, eppure per non andare in mezzo alla strada, ricette che è il vostro padre. Ma no, e come ha saputo fa buono, che imbroglione! Sta proprio bene, ha saputo... Proprio bene ha saputo fare, Dio ti castiga, maledizione, che cosa mi faccio? Signor, perdonato, ma non me ne cacciate, pensate che andiamo in mezzo alla strada, io e questa povera figlia mia. Sì, levatallo! Questa mia figlia, tu mi sei figlia. Non mi serve più. No. Ah, quelli sanno tutto, sanno che è stata una finzione. Ora che stanno saputo, signora, perdonatemi, signore mio. Vabbè, non venire, lui è stato tanto buono, ecco, voi siete così caro, tre da averlo come servitore, ecco. Perdonato il povero uomo, E va bene, non ne parliamo più. Grazie, signore, grazie. Qui, qua sta pure Marietta, oi? Vieni, Marietta, tutto è chiarito. Sì, si è trovato finalmente il padre vero. Eccolo là. Ah, Don Alfonso. Sì, figlia mia, quando si carella. Vieni e carammo, un bacio pure tu. Con piacere. Finalmente si è saputa. È finita questa commedia. Sì, è finita. E siccome quasi tutte le commedie finiscono con la pace generale, con gli abbracci e i baci, allora abbracciamoci pure noi e non ne parliamo più. Zio Alfonso! Dove sta Zio Alfonso? Zio Alfonso, dove sta? Ecco. Ah, ecco chi mi abbraccia, mo. Come? Ma chi è? Madonna, che puzza di vino!